few years ago here in Martel, two times on fifth place in the World Cup. Obaida, good luck to you. Seguito da Matilde Giordano, sesta ieri, poi ti avanti la Vagandina, Fabiola Miraglio Milano, terza classificata ieri, e via via con Maya Pividori, Carola 40, Nina Rocca e tante tante. Sono 44 le ragazze iscritte solo nella categoria aspiranti, quindi avremo sicuramente momenti interessanti e avremo soprattutto molto traffico sia in pista come anche al poligono. Comunque il poligono è nelle mani quest'oggi di Marco Scilbacco, che sta facendo un ottimo lavoro, come vorrei anche cogliere l'occasione per salutare il delegato Fisi, Georg Altstedt, il direttore di gara Martin Stricker, il giudice poligono, ho già detto, Max Schwimbacher, e i due membri della giuria, Yuri Cananini e Alessandro Fiatini. Un saluto anche agli amici di Fondo Italia, che sono già in diretta dalle 7 del mattino, mi pare, quindi, agli amici di News Power, ai carabinieri che fanno il servizio d'ordine e naturalmente anche la Federazione Italiana Cronometristi, agli amici della Croce Bianca. Speriamo che non debbano intervenire e possano passare una giornata più tranquilla e naturalmente tutti gli addetti ai lavori. Mentre sto chiacchierando ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora, siamo già nell'ultimo quarto d'ora prima della partenza, prima della gara, e poi naturalmente partiremo, lanceremo Desire Trippi, numero uno sul percorso, sui 7 km e mezzo della categoria. Voi dove ti rimettete lì? Aspiamo. Io sono lì, ora faccio le partenze. Quindi ci sentiamo tra di noi? No. No. No, anche quello bisognerà fare 4 radio per ma perché l'anno scorso riuscivamo a... Ah no, forse non è vero. No, è vero, c'era l'altro ragazzo che... Io ne cado. Beh, un'altra vita rispetto a lui. Con me robe di K non Armani. Infatti strano, perché noi abbiamo, cioè noi conosciamo bene, abbiamo dei buoni rapporti, poi dall'anno scorso che si è inserato, quindi si vede com'è, è una storia che secondo me è già un po' di anni che va, cioè un po' che va. Comunque ormai se vedi anche ieri ho visto Goggia, cioè ormai tutti senza possessi, ormai tutti mettono foto di... Lì mi sa anche che... Perché cazzo c'è, arrivi a ridosso della stagione invernale e tu hai un contenzioso fra le tute che ormai, cioè, è come se fosse... La K ha rotto le palle e non l'ha fatto tutto. Se sono arrivato a quello vuol dire che sono 6 anni. Quanti anni è per la K? Cioè, la condizione della fisica, secondo me? 10 ero più. Anche di più, secondo me. Sì, no. Però certo che lui per fare un numero del genere deve avere un pelo... È terminato l'azzeramento, quindi adesso poligono verrà il cambio della batteria, quindi devo stacco un attimo e riattacco. La gara per la competizione, naturalmente ricordiamo a tutti che le piazzole 1-15 sono per il tiro a terra, dal 16 al 30 per il tiro in piedi, e naturalmente l'ordine di tiro durante una gara individuale è terra, piedi, terra, piedi. Ecco, anche qui bisogna
piedi in piedi, ma si alternano i due tipi di tiro. Wir wechseln bei einem Einzelwettkampf das Schießen, die Schießordnung. Es wird zuerst liegend geschossen, dann stehend, dann wieder liegend und dann wieder stehend. Es gibt heute keine Strafrunde, Sie sehen, die Strafrunde ist geschlossen. Es wird außen rumgelaufen, aber jeder Fehlschuss bringt eine zusätzliche Strafzeit hinzu. Die Strafzeit ist auf dem Display heute nicht zu sehen. Also die Zeiten, die wir sehen werden auf dem Display, das sind die effektiven Laufzeiten und eventuelle Strafzeiten werden dann anschließend addiert, sodass wir um 14 Uhr die Siegerehrung haben werden. Auch das ist eine offizielle Durchsage. Allora ricordo che i tempi che i nostri amici cronometristi pubblicheranno sullo schermo sono tempi di corsa, ai quali vanno aggiunte eventuali penalità, e per le 14 siamo pronti per le elezioni. Questo per quanto riguarda un po' il programma di questa domenica 11 settembre, data storica, tristemente storica, però noi cerchiamo di fare una festa invece di pensare alle cose meno belle del mondo. Allora, Desiree Ribi sarà la prima, quindi preghiamo tutti anche di andare a presentarsi per aspetta. In zona partenza, essere pronti. Desiree, la vedo già pimpantissima, pronta a lanciarsi, andare a prendere gli schirol. Schirol provided by our friends from France. Bonjour la France! Quindi cosa devo attaccarmi qua? I cannot see the Marseillaise. Allora, no, che internet. Le jour de l'homme italien. Ecco, tutto quello che sa di francese l'ho già buttato fuori, quindi adesso il giorno è già salvo. Prima che mi lincino. Desiree Ribi, Matilde Giordano, Tia Wanker, Fabiola Miraglio Milano, Maria Pividori, Carola 40, Nina Nocca, Chiara Baraieri, Eva Utteri, la vincitrice di ieri, Carlotta Cautero con il pettorale numero 10. Queste sono le prime 10 atlete a prendere il via. Ci sono tre assenze, mancano il numero 14, Cecilia Peano, non partirà Magalini, Radio Bellano, neppure Alessia Bibu, ci è stato comunicato dall'ufficio gara. Dov'è il tuo coso qua? Corretto, ha cambiato idea, la numero 14 partirà la 14, benissimo. Tanto meglio. Diamo uno sguardo al cronometro, mancano qualcosa come 5 minuti, quindi preghiamo anche tutte le atlete, tutti gli atleti di uscire dal tracciato di gara. Please leave the competition track now. Il pedestale di Schnecke frei zu halten, nur mehr für die teilnehmenden Athletinnen und Athleten frei zu halten. Bitte jetzt. Keine Roller mehr auf der Strecke, keine Läufer. Natürlich die Betreuer, die Kontrolleure sind da, aber sonst bitte alle die Strecke verlassen. Lì. È 25. So, Desiree Ribi wird als erste also ins Rennen gehen. Die
atleti da Cabine Sport Copen, che poi con Matilde Giordano assistiamo tutta la Happy Leichane Gründerin als Startnummer 3 Thea Wanker wird ins Rennen gehen. Sie ist neu in Südtiroler Landeskader dabei und wir sind natürlich gespannt über das Abschneiden der Sportlerinnen. Amiche, amici, amanti del biathlon, un buongiorno dal centro biathlon Grog di Valmartello per questa seconda giornata di gare dedicate ai campionati estivi italiani di biathlon. Oggi è la giornata delle short individual, i primi a partire saranno tra 4 minuti circa le aspiranti femminili. Un saluto da Jacopo Morzenti che vi accompagnerà in questa seconda giornata di gare. Condizioni meteo che sono migliorate rispetto a ieri, non ha piovuto, la pista si è asciugata, temperatura in leggero aumento, anche se in questo momento qua a quasi 1700 metri di altitudine della Valle Altoatesina siamo sui circa 10 gradi centigradi. Come detto, le aspiranti femminili saranno le prime a scendere in pista, ordine di partenza di categoria invertito rispetto alle sprint di ieri, quindi andiamo con l'ordine di partenza, con il pettorale numero 1 scenderà la Desiree Ribbi, con il 2 Matilde Giordano, 3 Thea Wanker, 4 Fabiola Miraglio Mellano Pividori, 40 Nöcker, Barillet, Utter e Gautero a chiudere le prime 10 partenze, poi via tutte le altre. Per questa categoria sono ben 44 le iscritte, però dobbiamo darvi due defezioni dell'ultimo minuto, con il pettorale numero 23 Magalì Miraio Mellano delle Alpi Entraco e Comitato del Piemonte, e con il pettorale 41 Alessia Miriburg dell'Alta Badia, mentre la 14 Cecilia Peano, sempre dell'AOC, ha deciso proprio 2 minuti prima della partenza di scendere in pista per questa short individual. Short individual per quanto riguarda le aspiranti femminili, che si snoderà lungo i 7,5 km del tracciato da 1,5 km ciascuno per giro, quindi saranno 5 totali i giri. Short individual che per quanto riguarda le categorie più giovani, quindi per quanto riguarda gli aspiranti, comporterà per ogni errore al poligono 30 secondi di penalità, mentre le 4 sessioni di tiro saranno alternate, quindi sdraiate in piedi, sdraiate in piedi. Poi sarà la volta alle 10:05 degli aspiranti maschili e via via a chiudere con i senior maschili. Ricordiamo che tra le aspiranti femminili ieri nella sprint c'è stato il dominio di Carlotta Gautero davanti a Nayli Mariotti Cavanier e a Fabiola Miraglio Mellano. Praticamente siamo quasi pronti alla partenza, anche come ieri le partenze qua verranno distribuite ogni 30 secondi. Vi anticipiamo subito che i problemi relativi al cronometraggio di ieri purtroppo li avremo ancora, in quanto comunque il sito dei cronometristi ci darà soltanto il tempo finale di gara, senza, diciamo, quindi sulla parte sciata, senza contare gli errori al poligono. Tra l'altro classifica degli aspiranti maschili è stata anche abbastanza rivoltata nelle sue ore successive, in quanto ci sono stati diversi cambiamenti nelle prime posizioni, tra cui da ricordare la squalifica del secondo in classifica Lorenzo Canavese delle Alpi Marittime, reo di aver sbagliato nei giri di penalità al poligono, quindi soprattutto ora sarà molto ancora più complicato cercare di avere una gestione migliore per quanto riguarda che quella al poligono. Vi ricordiamo che prima della partenza anche l'altra grande esclusiva in diretta di Fondo Italia, dalle 10:30 ci sarà la diretta sempre sul nostro sito dell'atto conclusivo della Coppa del Mondo di Skirol d'Arieti, con il commento di Giorgio Capodaglio. Intanto è partita Desiree Ribbi
la ragazza classe 2006 neo aggregata al corpo sportivo dei Carabinieri, che vorrà sicuramente rifarsi dalla medaglia di legno di ieri, che è arrivata alle spalle di una ventina di secondi da parte di Fabiola Miraglio Mellano. Ricordiamo, ogni 30 secondi le partenze, adesso sarà poi il tempo di partenza per Matilde Giordano, sesta classificata ieri, la giovane delle Alpi Marittime. Partita ora, poi sarà il tempo di Thea Wanker. Quindi ricordiamo come le atlete iscritte in questa categoria sono 44, ma almeno secondo le ultime indicazioni saranno soltanto 42 a partire. In teoria sarebbero dovute essere 41, ma sembrerebbe, poi andremo a vedere se il pettorale 14 Cigliapeano scenderà in pista. Alla partenza ora col pettorale 5 Maya Pividori, la ragazza friulana del Monte Collians. Quindi dobbiamo ricordare come a gennaio ci saranno proprio a Fornia Voltri i giochi giovanili Yeyoff, che tante soddisfazioni hanno dato ai nostri colori nella ultima edizione. Sono in corso di allestimento gli ultimi preparativi, gli ultimi lavori in corso all'interno della Carni Arena del biathlon di Fornia Voltri, per rendere il nuovo stadio il miglior performante possibile. Intanto è partita con il pettorale Carola 40, tanto Piemonte in queste prime battute, poi sarà la volta dell'alto tesina Nina Noecker, Caria Barirè, Eva Hütter, Carlotta Gautero, Luna Forneris, Lisa Brusaferri, Denise Maestri, Tania Wanker, Sofia Del Fabbro, Desire Angeli, Nayeli Mariotti Cavagnè, Alice Gastaldi, Elena Alverà, Patrizia Lamarchina, Ilari Ravelli, Magali Miraglio Mellano, Lucia Radovan, Lara Sior Paes, Diletta Breul, Eva Weiss, Sara Forlin, Angelica Romanin, Anna Giraudo, Gaia Gondolo, Anya Romanin, Nadia Eisendel, Leonie Resch, Doris Klotz, Marika Rupil, Anna Nivelferei, Giorgia Zanier, Melanie Raltaner, Sofia Bedolli, Alessia Mirbu, che non partirà, Veronica Rinner, Esther Cruciani e Sara Romanin. È partita ora col pettorale numero 9 Eva Hütter, mentre sarà poi la volta col pettorale numero 10 della vincitrice della medaglia d'oro ieri di categoria, Carlotta Gautero, la ragazza piemontese neo aggregata alle fiamme oro, che ha dominato con 41 secondi di vantaggio sulle dirette avversarie, con ben 3 errori a terra. Potenziale di questa ragazza davvero sotto gli occhi di tutto. Ricordiamo come tra l'altro la Gautero è riuscita anche a conquistare vittorie e medaglie anche negli ultimi campionati italiani di sci di fondo, sempre di categoria. Quindi sicuramente un prospetto su cui poter lavorare, un ottimo colpo mercato per quanto riguarda il gruppo sportivo delle Fiamme Oro.
Intanto siamo in apertura di poligono. Primo poligono molto importante, perché Desiree Ribbi va a chiudere la sua prima sessione al poligono a terra in piedi, sdraiata, scusatemi, esce fuori ora dal poligono la ragazza del gruppo sportivo dei Carabinieri. Adesso alla piazzola numero 7 Matilde Giordano ha aperto bene da sinistra, sbaglia Giordano che va abbastanza in difficoltà e inizia in maniera in salita per Matilde Giordano, 4 errori per lei al primo poligono e quindi abbiamo già 2 minuti di penalità per la ragazza piemontese. Confermiamo la partenza di Cecilia Peano, che era stata data in forse fino all'ultimo momento, quindi saranno effettivamente 42 le aspiranti in partenza. Eccola là che saluta il pubblico pagante. Ecco. Non parte la Gardinese. Nel frattempo ci sono altri. Si susseguono gli errori. Poligono per Thea Wanker. Due errori per lei al primo poligono, un errore in piazzola 5 per Fabiola Miraglio Mellano. Quindi 30 secondi per lei di ritardo. Ricordiamo come tra le categorie aspiranti in questa short individual ci saranno soltanto 30 secondi di penalità per ogni poligono mancato, mentre per le categorie dai giovani in su sarà 45 secondi di ritardo. Intanto in posizione 6 vediamo Maya Pividori, appunto la ragazza friulana. Qualche problema per lei, mentre accanto si sta in postazione 6 si sta sdraiando, mi sembra di aver visto Nina Nocker. Tre errori per Maya Pividori, quindi un minuto e mezzo per lei. Vediamo se ha sbagliato l'ultimo errore per un errore per Nina Nocker. Ultimo partendo da destra, 4 su 4, l'ultimo errore, quindi 30 secondi di ritardo anche per Nina Nocker, per ora l'unica esente da errori, quella che ha aperto la gara, cioè Desiree Ribbi. Intanto scusatemi, l'errore era stato fatto da Carola 40, purtroppo non avevo visto bene il numero di pettorale, il 6 di Carola 40. Ora Nina Nocker si sta sdraiando in postazione 4. Veloce Nina Nocker, però poco precisa al poligono. Vediamo se Nina Nocker riesce a chiudere e a limitare i danni al poligono. Niente da fare per Nina Nocker. Tre errori per lei, sessione veloce al poligono, ma soprattutto in questa format di gara gli errori pesano e come. Quindi un minuto e mezzo per la ragazza altoatesina. Mentre per il comitato OC, oggi giornata che non è iniziata benissimo, in quanto Alice Gastaldi, col pettorale numero 19, dopo le prime spinte ha già rotto il bastoncino, quindi giornata che inizia storta per il team piemontese. Passa ora Nina Nocker,
Intanto si sdraia l'urna Forneris. Intanto stanno arrivando i primi poligoni al tiro in piedi. Non ho visto passare Carlotta Gautero. Intanto arriva Desire Ribbi, che attenzione, questo già può essere un buon secondo poligono, una bella cartina di tornasole. Ribbi che non ha sbagliato a terra. Dovrebbe essere uscita pulita dal primo poligono una Forneris. Andiamo a vedere Desire Ribbi se la regia ce la riesce a inquadrare. Tre errori per Desire Ribbi, purtroppo rischia di tagliarsi fuori dalla lotta per la vittoria. Non siamo riusciti a trovare il primo poligono di Carlotta Gautero. Matilde Giordano, anche per lei tre errori. Doveva già sbagliato tanto in da seduta sdraiata. Continuano ad arrivare, sta passando ora Matilde Giordano, sta arrivando Cecilia Peano. È passata ora anche Denise Maestri. Maestri e Peano vicine per sparare. Adesso con le immagini siamo su Fabiola Miraglio Mellano con il 4. Ricordiamo che dalla postazione 1 e 15 è obbligatorio sparare da sdraiati e poi dalla 16 in avanti liberi per sparare in piedi. Due errori per Fabiola Miraglio Mellano. Due errori anche per Tea Vanker, che però aveva già sbagliato abbastanza nella prima sessione di poligono. Purtroppo non abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda il primo poligono di Carlotta Gautero. Non siamo riusciti a darvelo in diretta. Tra poco dovrebbe arrivare comunque al poligono, poi per la sua seconda sessione. Gautero, che come ha fatto notare ieri, comunque ha meno uno o due errori di margine sulla concorrenza, visto comunque il motore, il potenziale che ha in questo caso sugli Skirol. Il potenziale mostrato già la scorsa stagione, ma anche nella competizione di ieri. Come si immaginava, tanto traffico al poligono, visto il numero di partenti e anche visto il numero ristretto di percorrenza. Quindi ricordiamo 1,5 km, che tra l'altro è, diciamo, il percorso di gara omologato per questa pista da skirol messa a nuovo da qua nella Val Martello, una delle poche tra l'altro che sono anche omologati per certe tipo di competizione a livello nazionale e non solo. Ovviamente i 150 metri dell'anello di penalità è chiuso oggi, visto la tipologia di gara, e Carola 40 sbaglia in piedi per tolare numero 6. Attenzione, eccola Gautero che si sta approntando per andare a sparare, pettorale numero 10 per lei. Vediamo se
Eccola lì Carlotta. Gautero, vediamo. Tre errori se non ho visto male per Carlotta Gautero, i tre centrali. Quindi piccolo spiraglio per le concorrenti. Non sappiamo come è andata nel primo poligono, però possiamo confermarvi tre errori per Carlotta Gautero al secondo poligono, quindi a metà gara per la ragazza piemontese. Eva Hütter col pettorale numero 9, esce pulita dalla prima sessione in piedi. Ottimo la ragazza di casa, ovviamente, della SV Martello. Eva Hütter che però aveva un po' pasticciato nella prima sessione in programma. Vediamo se riuscirà a mantenere questo livello. Intanto gara molto veloce, perché ho visto passare anche già i primi nella zona di rientro verso lo stadio, i pettorali più bassi, quindi segno che ci stiamo anche per approntare a iniziare la terza sessione, quindi la seconda e ultima da sdraiata. Pulita, no, un errore per Desiree Ribbi, sembrava che si fosse chiuso il bersaglio, invece un errore per Desiree Ribbi, che aveva iniziato bene questa gara, poi aveva un po' litigato col poligono nella seconda sessione. Un errore per Desiree Ribbi, peccato per la seconda sessione, per la ragazza dei Carabinieri. Intanto in partenza siamo con il pettorale numero 37 di Anna Anvildarafei del Sci Club Gardena, quindi rimaniamo nel comitato ospitante di questi due giorni di gara, l'Alto Adige. Vedo che sta per arrivare di nuovo Teavanchere Cecilia Peano al poligono. C'è un trenino in uscita. Vediamo, c'è un terzetto. Con a capo. E alle sue spalle con il 39 è la volta di Melanie Ranalto. C'era, ho visto Lisa Brusaferri, Luna Forneris, sembrava il pettorale 16 di Desiree Angeli. Intanto qua si susseguono le sessioni di tiro per la terza giro al poligono. Si era sdraiata Maria Pividori, Fabioli, Miraglio, Mellano. Intanto stiamo per chiudere le partenze per le aspiranti femminili con il pettorale numero 40, Sofia Bedolli della SD Camosci. Ci trasferiamo invece qua nel Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che vi potremmo poi dare sì i tempi per quanto riguarda però soltanto la parte schirollata, mentre per le classifiche finali, quindi quelle con il conteggio degli errori, quindi il risultato finale, purtroppo soltanto in un momento successivo,
Questa è stata, non è una nostra decisione, è una decisione presa, diciamo, da comitato organizzatore insieme alla associazione dei cronometristi, quindi purtroppo non sarà come ieri. Questo per tutte le categorie, i risultati finali verranno dati soltanto in un secondo momento, sommando quello che è la parte sciata a quello che saranno poi gli errori al poligono. Intanto ho visto Carlotta Gautero che è sdraiato per la sua terza sessione alla 2, se non sbaglio, o alla 3, difficile un attimo da vedere. Tre errori per Gautero, è un po' in difficoltà Gautero e non chiude l'ultimo, quindi attenzione, e si rialza anche abbastanza frustrata la grandissima grandissima prima sono molto veloci colei che era accreditata, scusatemi, stavamo guardando un attimo i poligoni, colei che era accreditata come papabile vincitrice. 6 errori per ora per Gautero, grosse difficoltà per la ragazza delle Fiamme Oro, che si è rialzata anche abbastanza in maniera tra virgolette lenta, conscia del fatto che forse per oggi le vincitrici saranno altre. Vediamo se riuscirà poi comunque a ritrovare un po' di lucidità nell'ultima sessione. Sta arrivando con l'11 Luna Forneris, sta sparando Matilde Giordano per il suo ultimo giro al poligono pettorale numero 2. Vediamo 3 su 3 ed è 5 su 5. 5 su 5 per Giordano, che ha preso un ottimo ritmo dalla postazione 16, e chissà che ci possa essere comunque gloria, anche se ovviamente Carlotta Gautero è adesso rappresentante del gruppo sportivo. Ottima la prestazione di Matilde Giordano, un bel 5 su 5 rapido per la ragazza piemontese. Altri 3 errori per Desiree Ribi, quindi anche Desiree Ribi sembrerebbe essere tagliata fuori. Attenzione, c'è spazio tra le aspiranti per provare a tentare il colpaccio che per ora ha messo la sua monetina Matilde Giordano. Bisognava vedere anche cosa aveva fatto Carola Quarante e Maya Pividori, che avevano contenuto nei primi 3 poligoni i propri errori, visti le difficoltà di Zerribi e Carlotta Gautero, che per quello che siamo riusciti a vedere per ora avevano totalizzato ben 6 errori al poligono. Beh, io ho visto una gara di Gautero l'anno scorso in un individuale, mi sembra che con 5-6 errori non aveva vinto, ma era riuscita a salire sul podio. Ovvio che qua lo spazio è molto, molto minore, perché ovviamente il chilometro e mezzo non permette grossissimi distacchi, anche se con Gautero tutto è possibile. Quindi abbiamo iniziato anche la quarta sessione, l'ultima, con appunto la pulita Matilde Giordano e il triplo errore di Desiree Ribi. Sbaglia anche Thea Vanker, che aveva anche lei un po' pasticciato precedentemente. Siamo già, ecco, nella
posizione di arrivo per andare poi a intercettare quindi i primi arrivi. Ricordiamo che ci sarà poi da aggiungere tutti gli errori accumulati in queste quattro serie rispetto a quello che è il tempo di percorrenza sugli ski roll. E non è detto che tra l'altro sia la classifica, diciamo, il tempo ufficiale, in quanto ieri ci sono stati poi degli sconvolgimenti successivi alla definizione delle classifiche ufficiali, in questo caso poi di Canavese, per quanto riguarda gli aspiranti maschili, ma ne parleremo poi dopo. Partenze concluse per quanto riguarda le aspiranti, quindi tutte le ragazze sono in pista. Tra 10 minuti scarsi poi sarà la volta degli aspiranti sulla distanza di 10 chilometri. Adesso un momento di relativa calma, ci sono vari giri, adesso ci sono le entrate al primo poligono, ho intravisto il 36 di Marika Rupil della SS Fornese. Intanto siamo all'arrivo, c'è Desiree Ribbi che sta affrontando ora davanti il poligono, che sorpassa Matilde, che sorpassa Desiree Ribbi, quindi Matilde Giordano in davvero grande, grande spolvero, la ragazza delle Alpi dell'AOC. Primo tempo da segnalare, quindi quello di Matilde Giordano, che ricordiamo aveva fatto una seconda parte di gara molto molto positiva. Adesso vediamo se... Eccolo qua, primo tempo, il live timing dei cronometristi funziona. Matilde Giordano 30:57. Ricordiamo però, questo è il tempo, diciamo, provvisorio. Eccolo qua, primo piano, meritato per la ragazza 2007 delle Alpi Marittime. Arriva ora Desiree Ribbi, partita 30 secondi prima, quindi molto affaticata la ragazza dell'esercito. Davvero Matilde Giordano si candida in maniera prepotente a un piazzamento sul podio. Ribbi veramente in grossissima difficoltà, sugli sci ha preso 1:24. Vedo Katia... No, niente. Come non detto, eccola qua Katia. Vediamo se... Eccola Katia. 3, come giudichi la tua prova? Ma non è andata abbastanza bene, speravo di sparare meglio. E ho avuto difficoltà sulle prime due serie, forse più per l'agitazione che altro, perché la taratura era molto buona. Però sono riuscita comunque a migliorare, a salvare un po' la gara sulle ultime due. E sugli sci è andata abbastanza bene. Pista asciutta? La pista abbastanza, solo il tratto che rimane all'ombra per più tempo era ancora bagnato. Vento direi pochissimo, quindi è un buon poligono quest'oggi. Sì, è veramente un buon poligono. E
le condizioni erano favorevoli. Brava, congratulazioni, grazie. Grazie. Intanto ha chiuso il secondo. Grazie Katia, riprendiamo la linea per aggiornare la classifica con Fabiola Miraglio Mellano che è andata vicinissima alle code degli Schirol della sua compagna di squadra, 9 secondi di ritardo per il pettorale numero 4 rispetto alla compagna di team, quindi per ora Matilde Giordano prima e Fabiola Miraglio Mellano seconda. Katia. Desiree Ribbi, numero uno quest'oggi, com'è andata Desiree? Ma abbastanza bene, all'inizio ho fatto zero la prima serie da terra, poi da piedi ho avuto qualche difficoltà, mi tremavano le gambe, ho fatto 3 errori, poi nelle altre 2 serie ho fatto 1 da terra e 3 da piedi di nuovo. Beh, dopo controlleremo ovviamente la finale in base alle penalità, però sì. Hai delle buone sensazioni, così pare. Sì, sì, anche sugli sci. Cioè, sugli scroll era abbastanza bene, quindi speriamo bene. Discese da tirare freno a mano? No, no, non sono abbastanza facili, sì, sì. Brava, ci grazie. Vediamo dopo, grazie. Grazie mille, ciao. Sì, Katia, hai fatto bene a chiedere soprattutto... Insomma, avevamo sentito che comunque l'anello è molto molto tosto sulla parte appunto sciata, perché lo vediamo anche dalla nostra postazione, c'è la discesa, molti, anche i senior l'hanno considerata da tenere freno a mano tirato, molto molto ripida, quella che poi rientra verso il poligono, soprattutto se è bagnata. Attenzione, attenzione, arriva Gautero adesso, 32-01, Attenzione, 32-01 per Gautero. Vediamo se Katia... Sì, mal di gambe, però stavolta è andata abbastanza bene. Ricordaci che cosa hai fatto. 1-2-2-1, credo. L'ultimo sparare, non so più esattamente cosa ho sparato, ma dai, è andata bene. Sì, direi di sì, una buona prova. Pista sempre comunque molto faticosa, insomma, bisogna dare il tutto dall'inizio alla fine ovviamente, però a livello muscolare è una pista che richiede un certo sforzo. Sì, la salita è abbastanza faticosa, ma l'altro va bene. Poi c'è un po' di discesa, ma anche solo poca. Però sì, sì, beh, ci sta. Grazie, grazie. Prego. Maschi. Confermiamo, Matilde Giordano per ora è ancora prima davanti a Fabiola Miraglio Mellano e Carola 40 si insedia in terza posizione, quarta Carlotta Gautero che è ora al microfono con Katia Culturi, per ora tripletta al più occidentale. Gautero, vincitrice ieri, mi dicevi al tiro più o meno, si senti comunque bene, che sensazioni hai? Sicuramente sugli sci sento di essere molto in forma e sono contenta, perché più che altro mi interessava essere preparata atleticamente all'inizio diciamo della stagione, la prima gara che facciamo e il primo confronto che abbiamo con gli altri. Sicuramente bisognerà sempre migliorare al tiro, però in questi mesi parto già con un po' di fiducia sugli sci e quindi mi concentrerò particolarmente sul tiro per arrivare a inizio stagione nelle migliori condizioni. Carlotta, dici bene, questa è effettivamente una gara che torna un po' da cartina, torna sole appunto perché vi dà lo stato attuale della vostra preparazione. Quindi ci hai detto, sei soddisfatta, l'ingresso nelle Fiamme Oro è un bel gruppo, siete seguite molto bene, insomma pare siete sulla strada giusta. Sì, sì. Quest'anno abbiamo iniziato la collaborazione io con altri 2 ragazzi con l'aggregamento nelle Fiamme Oro. Sicuramente abbiamo degli ottimi allenatori anche all'interno delle Fiamme Oro. Siamo sempre stati abituati bene con i nostri allenatori del comitato che erano già molto preparati, ma diciamo che ci siamo trovati benissimo anche con le Fiamme Oro e quindi perciò siamo contentissimi e io sono molto soddisfatta di far parte di questo gruppo. Hai cambiato qualche cosa di particolare nella preparazione estiva?
Ma in particolare, non molto, però sicuramente ho fatto più raduni sugli skiroll, dato che noi in Piemonte non è che abbiamo tanta possibilità di andare con gli skiroll. Quindi ho fatto dei ritiri a Moena, siamo andati molto alla Vazzè o comunque anche sulle ciclabili del Trentino, e perciò sicuramente ho fatto più ore sugli skiroll di quanto ne ho fatte nelle scorse stagioni. Corpo militare, poi ti lascio andare, che comunque mantengono un filo diretto con i comitati, e questa forse è la chiave di lettura più azzeccata, soprattutto per voi giovani. Sì. Sicuramente le Fiamme Oro ha iniziato a collaborare con il nostro comitato, e forse questo che è stato il punto di forza anche per noi, che non abbiamo avuto, diciamo, un salto così netto, e abbiamo mantenuto i rapporti con il comitato, e perciò forse è stata questa la chiave dell'allenamento ben riuscito. Ecco. Brava, grazie ragazza saggia, grazie Carlotta, grazie. Beh, bellissima intervista a Carlotta Gotero, grazie Katia. Questo fa capire come la differenza del salto di qualità possa essere molto importante e possa essere pagato da uno scotto importante, ma la testa giusta, con la testa giusta, si può cercare di assorbirne il migliore dei modi questo, diciamo, salto di categoria, primo salto di categoria che ovviamente, passando da un comitato come quello del Piemonte, con che ha dato tantissimo e sta dando tantissimo al biathlon italiano, al movimento giovanile italiano, rispetto a quello che possa essere poi il passo verso un corpo militare, anche se in questo caso soltanto da aggregata, però cambia tutta la vita. Allora, siamo quasi in partenza con i ragazzi, con gli aspiranti, anzi siamo già in partenza con gli aspiranti maschili, quindi andiamo con la start list, con i 45, Marco Iorio, poi Sebastiano Cagnati, Andreas Braunhofer, Tommaso Peano, Marco Da Pozzo, Alessandro Rivi, Michel Deval, Hannes Bacher, Manuel Contò, Iginio Giuseppe Canclini, Lorenzo Canavese, Antonio Perti, Alessandro Marta, Jonas Schöll, Lenz Hofer, Filippo Massimino, Aaron Gagliani, Niccolo Aime, Andrea da Cortevecchino, Tommaso De Bacco, Gabriel Haller, Marco da Pra, Aaron Niederstetter, Riccardo Giacomel, Alex Fontana, Alessio Vinante, Diego Gavè, Ian Steinsteiner, Stefano Celli, Tom Messner, Filippo Allegri, Gianluca De Paoli, Simone Motta, Manuel Iorio e Julian Huber. Ricordiamo qua come invece, per quanto riguarda gli aspiranti maschili, la gara è stata vinta, un po' sorpresa forse, da Julian Huber davanti ad Hannes Bacher, Michel Deval, dopo la post squalifica di Lorenzo Canavese. Aggiornamenti per quanto riguarda la gara delle aspiranti: abbiamo sempre Matilde Giordano in prima posizione, seconda Fabiola Miraglio Mellano, terza Carola 40, quarta Eva Utter, quinta Carlotta Gautero. Allora, ovviamente mi sembra abbastanza strano, ma potrebbe anche essere, ma viste anche le dichiarazioni proprio a caldo rilasciate ai nostri microfoni da Carlotta Gautero, che Carlotta Gautero sul tempo sciato abbia preso 1:11 da Matilde Giordano. Ovviamente, per carità, tutto può essere, però sembra abbastanza difficile da credere. Ovviamente questi sono i tempi parziali, però al momento questa è la situazione che vedrebbe una clamorosa tripletta della valanga arancio delle Alpi Marittime, con al piedi del podio tutte le grandi favorite di giornata. Però in momento questa è la situazione. Intanto qua siamo appunto con la partenza degli aspiranti, dove qua lo stesso discorso per quanto riguarda le pari categoria femminili. Ovviamente la distanza è di 10 km, quindi saranno 5 giri da percorrere di 2 km ciascuno. I tempi verranno presi 30 secondi in più rispetto a ogni errore commesso al poligono. Anche qua, ma per tutte le categorie, ci sarà l'alternanza terra-piedi. Ovviamente qua ci sarà la
molta la voglia da parte appunto di Lorenzo Canavese di potersi rifare dopo la squalifica, in quanto aveva sbagliato, ma capita e capiterà sempre nella difficile gestione dei poligoni da parte di questi ragazzi, che soprattutto in questo tipo di format poi è difficile da poter gestire. Intanto vedo che ci sono i primi poligoni a terra e sarà Sebastiano Cagnati della Val Biois Veneto ad aprire le danze per quanto riguarda il poligono degli aspiranti. Poi ci sarà alle 10.35 la partenza dalla terza categoria con le giovani femminili. Tra gli aspiranti sono 34, scusatemi, i partenti effettivi. Non si segnalano per ora delle defezioni dell'ultimo momento, cosa che è successa invece tra le aspiranti. Siamo con Jonas Ciol, il ragazzo di casa della Val Martello, alla partenza. Si susseguono le partenze, siamo arrivati con il pettorale numero 60 di Filippo Massimino dell'AOCI. Intanto abbiamo diversi poligoni, vedo già un poligono avevo visto un bel poligono da parte di Marco da Pozzo col pettorale 49, mi sembra un errore per il ragazzo della Fornese. Mentre si sta concludendo la gara degli aspiranti, ho visto ancora dei poligoni in piedi da parte di Esther Cruciani e Veronica Rinner, 43-42 dell'Anterselva e del Sci Club Martello. Intanto per ora vediamo cosa, se è successo qualcosa tra le aspiranti. Diletta Bröll della Val Gardena per ora si è insediata tra Fabiola Miraglio Merlano e Carola 40, quindi terzo posto provvisorio per la ragazza gardenese a 11 secondi di distacco da Matilde Giordano, che per ora al momento guida ancora la classifica delle aspiranti, seguita da Fabiola Miraglio Merlano a 9 secondi, 11 Diletta Bröll, 46 Carola 40. Al momento sembrerebbe che Eva Hütter, Carlotta Gautero e Desiree Ribbi siano fuori dalla lotta per le medaglie. Questa è la classifica provvisoria per le aspiranti femminili.
Athletinnen erreichen das Ziel. Die Burschen sind noch beim Schießen im Gegenanschlag. Allora, vediamo se riusciamo ad andare un po' al poligono. Sta passando di fronte alla nostra telecamera intanto Alessandro Marta, il ragazzo del Cauriol trentino. Ricordiamo le caratteristiche peculiari di questo anello da 1,5 km che per gli aspiranti è allungato a 2. Un poligono che arriva da una rampa secca dopo la svolta a sinistra rispetto alla destra del poligono sul ponticello che porta appunto nella zona del poligono, e anche l'arrivo che non è posto di fronte al poligono e quindi in una parte diciamo rettilinea e pianeggiante, ma è posta in uscita dal poligono, ma al posto che affrontare il giro di penalità si esce dal poligono per affrontare diciamo la parte superiore dell'anello di fronte. E quindi un arrivo posto su una rampa di garage dove abbiamo già visto le ragazze faticare non poco. Intanto è partito ora Giacomel Junior, il fratellino di Tommaso, Riccardo Giacomel, col pettorale 68 del US Primiero ASD. E da buon fratello maggiore Tommaso Giacomel, vincitore ieri del titolo italiano senior maschile, è andato subito a incoraggiarlo alla partenza. Intanto il sole tarda a fare capolino oggi rispetto alla giornata di ieri, che era iniziato freddo pungente e con la pioggia notturna, mentre oggi no, non ha piovuto, temperatura leggermente meno fresca, però vediamo sopra le nostre teste comunque nuvolaglie che fanno fatica a lasciare posto al sole qua sulla Grog di Val Martello. Ricordiamo come dall'8 all'11 dicembre poi ci sarà comunque l'importante appuntamento fisso ormai dal calendario di IBUCAP per quanto riguarda l'impianto altoatesino, che sta facendo anche lavori importanti, lavori di miglioria a livello di logistica e di gestione delle risorse energetiche. Ieri abbiamo scambiato interessanti parole e confronti rispetto a quello che potrà essere poi il futuro della disciplina, il futuro comunque del movimento relativo proprio a queste complicanze che diverranno molto molto importanti sul campo del settore dell'energia, produzione neve, costi fissi di gestione che un impianto del genere dovrà e deve sopportare. Quindi sicuramente un argomento tecnico che però sarà poi di importante contemporaneità in questa stagione invernale. Intanto ci siamo già con i secondi poligoni per quanto riguarda gli aspiranti. Vedo, mi sembra una maglia del Friuli, però ovviamente è molto difficile con le canotte di ordinanza. Ovviamente non ci sono, non tutti almeno, i comitati e gli club hanno
delle tute estive da Schirol, quindi molto molto complicato riuscire a trovare il pettorale giusto. Sembrava il pettorale 54 di Gigno Giuseppe Canclini, mentre ora c'è ancora, stanno ancora girando col 38 visto Giorgia Zanier del Monte Collians, le aspiranti. Problema per Esther Cruciani, sembrerebbe un problema con il caricatore, forse non ha problemi, avrà scaricato un colpo e quindi adesso il giudice del poligono è andato a controllare e a dargli il colpo in più che aveva scaricato Michel Deval col 51, visto che si stava approntando a sparare in piedi uno di quei possibili papabili vincitori. Michel Deval che grazie alla squalifica di Lorenzo Canavese è riuscito a salire sul podio in terza piazza ieri nella sprint. Intanto il Klaus Riegel, direttore tecnico presente lì al poligono, ovviamente sempre molto interessante questa due giorni di gare, come anche detto da Carlotta Gottero, primo confronto ufficiale diretto tra insomma tutte le varie categorie. Intanto si sta sdraiando, non riesco a capire se è un 7 o un 6 questo qua, vediamo, sembrerebbe Filippo Massimino. Intanto eccolo Iginio Giuseppe Canclini con il 54, bella sessione, però peccato per i primi due bersagli mancati per il ragazzo dell'Alta Valtellina. Al momento non ci sono aggiornamenti né per quanto riguarda le aspiranti né per i primi arrivi degli aspiranti. Siamo alla 12, un errore per il pettorale numero 58 Jonas Ciol. Poligono che già avevamo visto ieri era molto selettivo, oggi c'è la conferma di una notevole selettività, come abbiamo spiegato prima, visto le comunque peculiarità di questo poligono rispetto alla pista da Schirol di Martello. Antonio Pertile intanto con il 56 al poligono, partito bene da destra, sbaglia sul terzo, prende il quarto, esita sull'ultimo, lo vuole prendere il giovane ragazzo veneto. 4 su 5, è riuscito a prenderlo, bravo Pertile. Intanto poi ho visto due errori, 19, il secondo e il terzo, mi sembrava Lenz Hofa, pettorale 59 del Ridanna. Dovranno percorrere, stanno percorrendo
mezzo in più rispetto alle femmine coetanee. Vediamo in 17. Mi sembra Filippo Massimino adesso in quadrato con il 60. 5 su 5. Bel poligono da parte del giovane piemontese. 5 su 5, merce rara oggi, visti tanti errori al poligono. Ed è arrivato ora Arion Galliani al poligono. Spettorale 61 in 18. Vediamo un po' come si comporta il rappresentante del Gardena. Apre bene da destra. 2 su 2 con i suoi tempi. Va un po' in difficoltà sul terzo. Ha scaricato un colpo in più, quindi operazione di ricaricamento e di ripuntamento sempre abbastanza complicata. Chiude il quinto, due errori per Arion Galliani alla sua prima sessione in piedi. Intanto è arrivato col 63 Andrea da Corte Vecchino in 17, che ha sbagliato sul secondo e sul terzo, bene sul quarto e sul primo. Vediamo un po', anche per lui due errori. Quindi siamo alla seconda sessione di tiro, adesso sicuramente poi ci sarà l'inizio anche della terza, quindi la secondo giro da terra per quanto riguarda gli aspiranti, che andranno, ricordiamo, rispetto alle loro pari categoria a girare 2,5 km in più. C'è impostazione, adesso c'è traffico a terra, perché dalla 6 alla, mi sembra, 10 sono occupate. Vedo un errore in 6, un errore in 8, difficile però capire effettivamente chi ha sbagliato. Vediamo adesso qua in uscita, mi sembrava un 51, quindi Michel Deval. Il 53 di Manuel Contò. Allora, adesso vedo Marco Daprà con il 66 e con il 65 Gabriel Haller. Andiamoli a vedere come affrontano il poligono in 19 e in 17. È arrivato anche Aaron Niederstetter. Tre errori per Haller, due errori per da Corte Vecchino, ha aperto male anche Niederstetter, un errore alternato a un bersaglio coperto, anche per lui tre errori, anche quattro gli aspiranti, tanti errori. È arrivato col 68 Riccardo Giacomella, proprio il fratellino di Tommaso, pallido solo intanto che inizia ad arrivare, che potrebbe anche cambiare un po' la gestione del poligono. Sole basso che picchia altezza degli occhi. Vediamo un po', postazione 17, apre bene da sinistra, sessione rapida per Giacomella, attenzione, sbaglia sul quarto e c'entra il quinto e ha preso i geni del fratello più grande Alex Fontana col 69 in posizione 18. Concentriamoci sul poligono,
che l'avevamo un po' tralasciato fino ad ora. Bella, bella, bella attenzione, bella sessione di Fontana, 3 su 3 veloce, sbaglia sul quarto, peccato, e sbaglia anche sul quinto, si è visto benissimo dalle sagome, un basso a destra, era troppo allineato da sotto Alex Fontana. Peccato, perché per 3 quinti di poligono era andato molto bene. Intanto è arrivato Andreas Braunhofer che ha tirato giù una raffica micidiale, però anche per lui 3 su 5, Mancino ce ne sono pochi, merce rara di cui avete una diapositiva di chi vi sta parlando. Intanto arriva in 21 Sebastiano Cagnati, quindi siamo in chiusura per questi ragazzi. Ultimo poligono per gli aspiranti, Cagnati in 21. Si prende il suo tempo ma apre bene da sinistra. Sbaglia sul secondo. Sbaglia sul terzo, alto a sinistra, bellissima questa inquadratura della nostra regia. Bene sul quarto. Anche sul quinto. Devo dire che si vede benissimo il dettaglio di dove i colpi vanno a finire. Quindi discreta anche per Sebastiano Cagnati la prestazione al poligono. Però non vediamo ancora nessun tempo provvisorio per quanto riguarda gli aspiranti. 71, 72, 73 al poligono. Diego Gavei, Ian Stensader e Stefano Celli. Vediamo gara di tiro. Attenzione perché vedo un 4 su 5 di Occelli. Mamma mia, Occelli, rafficone di Occelli. Mamma mia, Occelli con invece il 72 che è ancora un po' in difficoltà, 2 errori. Arriva anche, attenzione, Tom Messner con, vedo anche il 52, Hannes Bakker. Attenzione Hannes Bakker, concentriamoci su Hannes Bakker, il vincitore di ieri in 20. Purtroppo il sole non ci dà una mano, però andiamo a provare a vedere se riusciamo a pescarlo. Cerca di recuperare la respirazione, fa difficile a... non riusciamo a capire Bakker cosa ha combinato, perché era in 20, ma... Big Five forse per Bakker, perché purtroppo... è uscito proprio ora il sole e non siamo riusciti, però sembrerebbe che Bakker abbia compromesso la sua gara. Marco da Pozzo della Fornese col 22, aggressivo sui primi due. Sbaglia sul terzo, prende il quarto e sbaglia sul quinto da Pozzo. Da Pozzo che... ieri era arrivato decimo, non molto contento il ragazzo della Fornese. Qua è difficile da capire chi ora potrebbe essere davanti, perché ovviamente ci stiamo concentrando sul poligono, non sappiamo bene i tempi sugli sci. Altro importante poligono, Manuel Contò, ottavo ieri, il ragazzo della Siva. In 20, però ha sbagliato i primi due. Contò si è ripreso bene, si è ripreso bene, però 2 errori per lui. Intanto col 73 mi sembra 70, vediamo se Deborah mi riesce a dare una mano. 75. Ah, 79, Julian Huber che ha sbagliato quello centrale. Julian Huber con 79, che era colui che era andato a chiudere le partenze per gli aspiranti. È stato un periodo molto concitato di
arrivi al poligono, mentre stiamo per partire, anzi è partita ufficialmente la terza categoria in gara oggi, le giovani femminili, con Sofia Zardini, Miriam Larschneider, Nora Oboyes, Sophie Wolfsgruber, Astrid Ploschi, Ilaria Scattolo, Fabiana Carpella, Serena Del Fabbro, Nadege Gontel, Matilde Salvagno, Francesca Brocchiero, Giulia Andrighi, Silvia Bertolini, Alessa Forlin, Serena Rigo, Irene Vinante e Sofia Polo. Questa è la start list delle giovani femminili che andranno a misurarsi sulla distanza di 7 km e mezzo. Ricordiamo ieri la vittoria della Ilaria Scattolo, della Scattolo Junior, davanti alla sorpresa Francesca Brocchiero e Fabiana Carpella delle Fiamme Oro. Quindi sarà molto interessante vedere come si svilupperà la gara per quanto riguarda invece le giovani femminili, prossimi a partire tra poco meno di 10 minuti i pari grado maschili alle 10:44. Intanto vedo che in zona d'arrivo non ci sono ancora arrivi per quanto riguarda i maschi. Ricordiamo che gli aspiranti oggi si misurano su una distanza che per loro non è proprio consona, 10 km, insomma 5 giri su un tracciato che, come abbiamo detto, è ci è stato anche raccontato in diretta, è molto molto esigente. Vediamo se c'è qualche poligono da raccontare. No, poligono sì, forse c'è, però non riusciamo a prendere. Intanto in partenza con la vincitrice di ieri, vincitrice anche di medaglie pesanti agli ultimi mondiali giovani e youth, Ilaria Scattolo. Partita Ilaria Scattolo, la ragazza rappresentante dell'esercito. Dovrebbero essere arrivati i primi aspiranti con Marco Iorio e Sebastiano Cagnati. Mentre possiamo darvi aggiornamenti sulle aspiranti, non è partita Tania Vanker, Magali Miraglio Mellano, Leonie Resce, Alessia Miriburg, non è arrivata invece Nadia Eisendel. Quindi confermiamo che anche la Tania Vanker non è partita, una delle papabili al podio, mentre teniamo ancora un occhio sull'arrivo per quanto riguarda le aspiranti. Classifica provvisoria che non è cambiata, con Matilde Giordano che è ancora davanti a Fabiola Miraglio Mellano, terza Diletta Breul, Carola 40, Eva Uttere e Carlotta Gautero a chiudere le migliori sei, mentre aspettiamo anche i primi riscontri cronometrici da parte della categoria degli aspiranti, mentre come detto è appena partita anche la terza categoria in gara, le giovani femminili, che ha aperto con Sofia Zardini la 7,5 km delle ragazze, delle under 19, che andranno a percorrere 5 giri da 1,5 km ciascuno. Martello,
abbiamo l'arrivo ufficiale per quanto riguarda le aspiranti femminili, signori. E confermiamo la doppietta per quanto riguarda le Alpi occidentali con Matilde Giordano, che ha vinto il titolo italiano della short individual con 30 minuti, 50 primi e 7 secondi, davanti a Fabiola Miraglio Mellano, distaccata di 9 secondi, Diletta Breul, terza, Val Gardena a 11 secondi, quarta, Carola 40, ancora delle Alpi occidentali a 46 secondi, soltanto quinta, Eva Utter e Carlotta Gautero, rispettivamente al sesto posto, con Luna Forneris, Desiree Ribbi e Desiree Angeli e Thea Vanker, che hanno completato la top 10. Quindi per ora doppietta piemontese con Diletta Breul, che all'ultimo secondo è andata a rovinare la quella che sarebbe stata una clamorosa tripletta del team capitanato da Alessandro Fiandino. Avevamo detto come la giornata non era partita nel migliore dei modi. Beh, direi che sul campo la risposta è stata data. Intanto sono all'arrivo con Katia. Anna è scomandata quest'oggi. Oggi non sono contento con la gara, sicuramente al poligono, sì, ma sugli scivoli è andata abbastanza bene. Quindi un buon recupero comunque dalla gara di ieri, ma un poligono storto. Sì, sì, sul poligono non è andata come volevo, ma sì, dai. C'era vento? Sì, c'era anche un po' vento, ma sì, non è andata. Una giornata storta che ci sta, grazie. Sì. Grazie. Ed eccoci qua, grazie Katia per l'intervista con Michel Deval. Il ragazzo valdostano apparso molto deluso dalla sua prestazione odierna, e poi abbiamo sentito Hannes Bacher, il ragazzo dei Carabinieri, sicuramente si aspettava di più dopo un secondo posto di ieri che aveva già lasciato l'amaro in bocca. Il ragazzo neo dei Carabinieri, ho aggregato al corpo sportivo. Vedo Katia che è alla ricerca ancora di qualcuno da intervistare. Rimaniamo in attesa di Katia. Stavo controllando se con gli arrivi degli aspiranti la classifica si aggiornava. Comunque possiamo, ricordo, darvi la conferma che Matilde Giordano ha vinto la medaglia d'oro, il titolo italiano, davanti a Fabiola Miraglio Mellano e Diletta Breul per una bellissima doppietta piemontese. È partita anche la categoria giovani, in questo caso non c'era il consueto break tra le due categorie,
Quindi andiamo con la start list dei giovani maschili. Con il 97 Nicolò Allegri, Jonas Raffel, Rafael Lanner, Adam Ferdic, Moritz Terragnolo, Maximilian Leitgeb, Maurizio Ronco, Paolo Barale, Michele Carollo, Davide Compagnoni, Simone Beton, Nicola Giordano, Davide Negrini, Gabriele Curtaz, Andrea Cecchellero, Dewis Barrel, Cesare Lozza, Davide Cola, Gabriel Casagrande, Alessandro Gianera, Samuele Bettega e Alex Perissutti. E questo per quanto riguarda i giovani. Poi in questo caso ci sarà un break di una decina di minuti per poi partire con fino alla fine con le categorie junior e senior. Ricordiamo che tra i... Katia! Sparare male. Ho sparato 2-3-3-2, ma al roller è andato bene, dai. Delle buone gambe. Bravo, complimenti, grazie. Ciao, grazie. Ich würde mit Lara zusammen in der Jury sitzen. Also der Maurizio Ronco ist sicher stavo per dare l'aggiornamento delle partenze per i giovani con il vincitore di ieri, Paolo Barale delle Fiamme Oro. Paolo Barale ieri che ha vinto la sprint davanti a Nicola Giordano e Alex Perissuti, anche qui una doppietta mascherata piemontese, in quanto i due compagni di squadra fino a pochi mesi fa, prima dell'aggregamento ai diversi corpi militari, erano facenti parte sempre della Valanga Arancio delle Alpi Marittime. Siamo quasi alla partenza invece con Davide Compagnoni, Fiamme Gialle. Intanto immagini all'arrivo che danno dimostrazione della durezza della 10 km aspiranti maschile, di cui al momento non abbiamo ancora degli aggiornamenti. Le giovani si confronteranno sui 7,5, mentre i maschi sui 10 km. Qua abbiamo il cambio invece di regolamento, perché in questo caso da ora in poi ogni errore verrà conteggiato con un minuto di penalità. Vediamo se abbiamo i primi arrivi ai poligoni per quanto riguarda le giovani. Vedo Serena Del Fabbro già impegnata nella seconda sessione alla 20. Intanto Katia. Il poligono è comandato al poligono. Prima ho sparato 4, poi 2 errori, 1 errore e dopo di nuovo 4 errori. Un poligono tosto, ci arrivi veramente stanco, quindi bisogna avere la testa lucida. Sì, anche prima del poligono si deve già pensare un po' di superare. Sì, calmare un po' e non andare più così forte. Poi prima di sparare devi ancora respirare molto profondo e poi sì, cercare di bloccare bene. Sì, magari aspettare qualche secondo appunto per sistemare la respirazione e poi sparare, piuttosto che arrivare e quando la respirazione ti butta fuori giro. È molto meglio venire con il polso un po' più basso che arrivare affaticati. Arrivare affaticati e venire forte a sparare, non,
non è credo molto ideale. Posso chiederti che scuola frequenti? Io frequento l'Istituto Tecnico Economico a Ortisei, la sportiva. Certo, beh, insomma, la scuola è impegnativa, però riesci a conciliare lo studio e lo sport, bisogna. Sì, è dura. È la prima settimana che frequento quella scuola. Sempre svegliarsi alle 6:30, prendere l'autobus, andare fuori Ortisei, studiare, venire a casa, fare compiti, allenarsi, sabato e domenica gara. Non è facile, però questa è la vita dell'atleta, per qualcuno ci sono sacrifici in più, dipende quanto dista la scuola. Comunque stai prendendo la mira anche lì e poi dai, buon anno, buona stagione, grazie. Grazie mille, arrivederci. Sempre molto molto interessanti le interviste e le domande della nostra Katia, e la, insomma, l'esemplificazione di come sia difficile comunque a questa età conciliare studio, casa, insomma, i grandi sacrifici che questi ragazzi sin da giovani sono pronti a fare. Intanto immagini dall'arrivo dove la stanchezza la fa da padrone. Dopo il quinto di ieri, anche il sesto, che la Nicola della Martellina, la Nicola. Avevamo visto il doppio errore intanto di Serena Del Fabbro, purtroppo il sole ora sì sta iniziando a far capolino, ma sta sparando praticamente a tre quarti ieri la luce sulla nostra postazione, quindi è difficilissimo provare a intuire chi sta sparando. Sembrava Nora Oboyes con l'82, doppio errore per lei in piazzola 21. Intanto stanno continuando ad arrivare gli arrivi degli aspiranti. Siamo al poligono con Serena Rigo con il 94, piazzola 18 per la ragazza della Val di Sole. Un errore sul quarto per lei. Intanto con Alex Perissutti abbiamo concluso le partenze per quanto riguarda i giovani maschili. Non abbiamo riscontro per quanto riguarda gli aspiranti. Sono divertito. Questo è l'importante. Ieri sappiamo hai sparato, ti sei dimenticato la cinghia. Oggi l'hai messa, però ieri avevi fatto un sensazionale 2 senza cinghia. Sì, mi sono dimenticato prima di partire, ma alla fine sono riuscito a fare anche un ottimo 2. Ma sono errori che si possono evitare. Bravo, complimenti, grazie. Grazie. Intanto ci sono stati
i transiti di Scattolo e Carpella di fronte alla nostra postazione per loro. Intanto Katia ha ancora interviste. Oggi perché ho fatto 5 o 6 errori e alla pista non ho avuto la, come si dice, la giusta sensazione. Come? La giusta, non hai avuto il feeling di ieri, eri stanco, o hai partito magari la stanchezza di ieri, non hai recuperato? È andata così bene, non ho pensato che posso vincere, ma... Non avevi la pressione addosso, però oggi sì. non è andata come pensavi. No, oggi no. Ho pensato che alla pista va un po' meglio, ma non ho avuto la forza nelle gambe o nelle... Sì. Ok, ho una giornata storta, ci sta. Sì. Meglio adesso che quest'inverno, bravo comunque. Sì. Grazie. Grazie. Torniamo in diretta, adesso cercheremo di darvi i primi riscontri ufficiali per quanto riguarda le classifiche, tra l'altro tra le aspiranti femminili ve l'avevamo già dato con una discreta percentuale di conferma, mentre siamo in attesa anche per quanto riguarda gli aspiranti maschili e i primi arrivi delle categorie dei giovani che... Siamo anche in attesa per quanto concerne le giovani femminili, la terza categoria che oggi è scesa in pista. Mentre tra gli aspiranti si è appena conclusa la prova di Manuel Iorio col pettorale 78. Alle 11.05, quindi tra un 7 minuti scarsi, ci sarà Gaia Brunello che andrà ad aprire le danze per le junior. Intanto Miriam Lachneider con l'81 sta andando a concludere la sua prova, quindi il pettorale che andrà a dare i primi riscontri per quanto riguarda le giovani femminili. Ci sono arrivati i risultati per quanto riguarda la categoria aspiranti. Andreas Braunhofer della Ridan, che con il tempo di 33.44 ha vinto il titolo italiano di categoria davanti a Julian Huber a 26 secondi. Terzo Antonio Pertile del Gallio a 41 secondi. Filippo Massimino quarto a 49 secondi. Poi Michel Deval, Stefano Celli, Sebastiano Cagnati, Marco Iorio, Marco Da Pozzo e Iginio Giuseppe Canclini della Valtellina, decimo a chiudere la top 10. Quindi secondo risultato ufficiale di gara dopo le aspiranti, anche gli aspiranti maschili, mentre siamo in attesa proprio dei primi arrivi per le giovani. Abbiamo visto Miriam Lachneider passare quasi di fronte al poligono per andare a concludere la sua fatica.
benissimo. Vediamo adesso le ragazze che hanno effettuato evidentemente l'ultima serie di tiri al poligono e quindi adesso stanno lanciandosi sull'ultimo giro per raggiungere quindi anche la linea del traguardo, la linea finale, la conclusione di questa loro prova. Siamo con i primi poligoni in diretta per i giovani. Ho visto, mi sembrava, con il 109 Davide Negrini che ha piazzato un bel 5 su 5 per Nicola Giordano, mentre Davide Negrini ha fatto invece due errori. C'è anche Gabriele Curtaz al poligono con il 110 in 21 che ha aperto bene, ha sbagliato quello centrale, un errore per il 110, anche Andrea Cecchellero col 111 ha aperto male, doppio errore da destra, poi è andato a coprire i tre successivi. Andiamo a vedere al poligono Ilaria Scattolo. Ilaria Scattolo che ha sbagliato il secondo da destra. Quindi 4 su 5 per la più piccola delle sorelle Scattolo. Andiamo a vedere i primi riscontri ufficiali cronometrici per quanto riguarda le giovani, che per ora non ci sono. Arriviamo al col 113 di Lozza e 114 di Cola. 17 e 18, doppio errore per Lozza, tre errori per Lozza. Vediamo Cola alla 18, ha aperto male da destra, è arrivata anche Giulia Andrighi, doppio errore per Cola, è arrivato anche Dewis Barrell in 21, un po' di problemi per Andrighi ad aprire, un errore in apertura, si è rifatta sui successivi tre. Bene, bella serie per la ragazza con il pettorale numero 91, la trentina. Adesso con il 92 Bertolini, tre errori per lei, quelli centrali. Katia. Ti ricordi quanto hai fatto? Ho fatto tre errori. Cavolo, bravissima. Che cosa dire, è una pista sempre tosta, sempre difficile, ci si arriva affannati a quel poligono, bisogna poi prendere il ritmo giusto di respirazione e sparare. È difficile, però comunque mi alleno sempre qui, quindi sono abbastanza abituata per fortuna, però è stato faticoso. Brava, grazie mille. Grazie.
Intanto Nora Oboyes è andata a stampare e, come non detto, perché Astrid Ploch è appena arrivata, è miglior tempo per la ragazza altoatesina con 35 secondi di vantaggio su Nora Oboyes, solamente terza Fabiana Carpella, 53 secondi, Sofia Zardini è quarta a un minuto, appena davanti a Ilaria Scattolo. Avevamo visto l'ultimo poligono della più piccola delle sorelle Scattolo, dove aveva commesso soltanto un errore, ma si evidentemente aveva pasticciato nei precedenti tre poligoni, perché è già fuori dalla zona podio colei che ha vinto ieri il titolo nella sprint. Mentre intanto sono partite le junior femminili con Gaia Brunello, Denise Planker, Miriam Michelucci, Birgit Scholzer-Hörn, Gaia Brunetto, Sara Scattolo, Martina Trabucchi e Anael Mezzacasa. Scattolo, ragazze, il podio di ieri, come è andata quest'oggi? Oggi sono molto contenta su per la parte sugli sci, perché stavo molto bene. Poi al tiro le prime tre serie sono contenta, mentre l'ultima sono arrivata un po' troppo tirata, ho fatto tre errori, ma vabbè, dai, tutto sommato buono. Brava. Astrid Ploch, che cosa dire? Sei contenta? Sì, sono molto contenta, soprattutto al tiro. Mi sono presa i miei tempi, perché non volevo sbagliare. Poi anche sugli sci ho cercato di dare il massimo. Secondo me sono andata molto meglio di ieri, anche le sensazioni erano migliori, quindi sono molto contenta. Complimenti, Ilaria Scattolo, vincitrice ieri, oggi com'è andata? Oggi ho avuto difficoltà nella prima serie, che ho fatto tre errori, ma ero un po' tesa, quindi non li avevo sparati in scioltezza. Poi sono felice perché sono riuscita a isolarmi e a concentrarmi sulle altre tre serie, che sono andate bene, insomma. Si sente la fatica di ieri, insomma, il recupero. Ricordiamo che questo poligono è anche in quota 1700 metri, si fa più fatica a recuperare. Sì, sicuramente l'altitudine si sente, e però siamo qui da una settimana, quindi sono riuscita più o meno ad abituarmi. Bravo, complimenti, ciao, grazie. Grazie a voi. A finite le partenze per quanto riguarda la categoria junior, e subito dopo, ora senza soluzione di continuità, saranno i maschi a partire, e quindi andiamo con la loro starting list: Giovanni Riccadonna, Stefano Avio, Fabio Piller-Cotter, Ferik Larascilo, Stefano Canavese, Mattia Rodigari, Thierry Bianchen, Thomas Daziano, Elia Zeni, vincitore ieri della sprint, Riccardo Fenoglio, Lorenzo Solero, Riccardo Zanon, Fabio Cappellari e Pietro Pallober. Intanto è ancora Astrid Ploch davanti a Nora Oboyes e Fabiana Carpella. Quarta ora si è inserita Francesca Brocchiero, ieri seconda, quindi capovolgimento di fronte per quanto riguarda la categoria giovani femminili. Katia. Lasciamo naturalmente il tempo di recuperare questi atleti, arrivano veramente stremati, anche perché oltre alla quota, insomma, c'è questo arrivo in salitina che non giova alla respirazione. Nadeja, com'è andata? Ma dai, è andata bene. Al poligono sono contenta, perché solo un errore è andata bene, però se rischirò non mi sentivo molto bene, ero molto stanca. Poi questo arrivo, come ha detto lei, in salita non mi ha aiutato molto, però così è per tutti, quindi... Si sente la fatica di ieri, si ha tempo per recuperare? Un po' si sente la fatica di ieri, sì, però almeno abbiamo iniziato un po' con una gara così, abbiamo riattivato un po' i tempi, però sì, si sente. Da poligono a poligono il vento cambia, perché forse non si percepisce in TV guardando, ma in verità un po' di vento c'è.
Sì, a volte poi cambia anche proprio tra un colpo e l'altro, quindi bisogna sempre fare attenzione a guardare proprio le bandierine per potersi regolare meglio. Sì. Ieri hai finito in ottava posizione, pensi di essere rientrata nei top 10 anche oggi? Non lo so, perché le altre sono davvero forti, quindi non so proprio. Vedremo, grazie e brava comunque, brava. Grazie mille. Applausi per Felix Racilla. Oh, zwei Personen klatschen. E quindi possiamo già praticamente dirvi che tra le giovani ci potrebbe essere un podio completamente nuovo rispetto alla sprint di 24 ore fa, in quanto l'unica che per ora sta tenendo la sua posizione di 24 ore fa appunto è Fabiana Carpella, che terza ieri, terza oggi, mentre Scattolo e Brocchiero sono già fuori dalla zona podio. Vedo che Katia ancora... Giuliano, com'è andata? Bene, dai, ho sperato bene. Sulle sci si poteva far meglio, però bene, sono contenta. Una poligono difficile secondo te questa della Martello? È abbastanza, perché comunque rientro in salita, però è la pista di casa, mi alleno qua, quindi sono abituata. Bravo, ti lasciamo, grazie. Grazie a voi, ciao. Dei vigili del fuoco di Godio. Speriamo che oggi non ci sia... Siamo già in pista con i junior maschili, qua la distanza è di 15 km, saranno ben 3 km per ciascun giro. E poi tra 3 minuti circa, anzi 4, sarà la volta delle senior. Poi andremo quando la situazione si placcherà un attimo ad analizzare un attimo, perché ci sono un po' delle stranezze tra le partenze dei senior. Ce l'ha fatto notare qualcuno anche degli addetti ai lavori. Scusate se poi ci siamo un attimo persi al poligono, ma davvero tra gli arrivi delle diverse categorie, le partenze e ovviamente, e come giusto che sia, abbiamo dato anche spazio a i giovani, giovanissimi maschili e femminili all'arrivo grazie alle bellissime interviste di Katia, è stato quasi impossibile trovare anche la gestione del poligono. Intanto adesso siamo su Simone Betton con il 107, un errore per il ragazzo valdostano, quindi dobbiamo anche tenere ovviamente un occhio a quello che sta succedendo in zona d'arrivo con Katia. Maurizio Ronco, un errore anche per il pettorale numero 103, il ragazzo della Martello, anche lui di casa. Tanto siamo con Lorenzo Solero, pettorale 137, quasi in chiusura per i junior. Intanto tiene ancora Carpella in terza posizione, siamo con Negrini che ha sbagliato anche lui una volta, pettorale numero 109. In 19 abbiamo il 110 con Gabriele Kurtaz, abbiamo anche Andrea Cecchellero in 21 che ha sbagliato due volte, sta affrontando il 110 Kurtaz ancora il poligono, ha aperto male da destra, ha preso il secondo, ha ancora sbagliato quello centrale, ha preso il quarto, ha sbagliato il quinto, no, era soltanto che doveva ricaricare un colpo che si vede che è stato scaricato in modo sbagliato. Chiude il quinto, doppio errore per Kurtaz.
per loro sono alla, stanno affrontando la seconda sezione in piedi. Cesare Lozza 113 alla 16. Ha aperto male, è tornato sull'errore, sembrerebbe, Lozza. Infatti poi ha sbagliato, ha coperto il centrale. Bella, bella serie di Lozza che ha sbagliato soltanto il secondo. Intanto Davide Cola, il ragazzo valtellinese. Sessione velocissima, Cola che è uno tra i più rapidi del circuito. Attenzione Cola, 5 su 5. Velocissimo Davide Cola, che mi ricordo benissimo nella individuale di Val di Dentro, Sondrio. Poi siamo andati a vedere un po' i tempi di rilascio colpi. Tempo di rilascio colpi da Coppa del Mondo per Davide Cola, che ne ha dato una dimostrazione, un 5 su 5 velocissimo. Intanto vediamo come veramente la fatica sulle gambe degli atleti, che arrivano veramente molto molto stanchi. Intanto siamo partiti ora con il pettorale 141 di Eleonora Fauner con le senior. Quindi Eleonora Fauner, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi, Federica Sanfilippo, Lida Ziegerle, Bendy Kabaiba, 148, la lettone, che la vediamo molto spesso in Coppa del Mondo, quindi una bellissima novità questa, la Bendica lettone del Passler. Intanto Katia, cosa è cambiato rispetto a ieri secondo te? Secondo me era perché era anche lunga la gara e poi ero un po' stanco già al poligono. Ti lasciamo riposare, grazie. Grazie. Paolo Barale scuote la testa quest'oggi, scusate il disturbo ragazzi, sei soddisfatto? No, perché al poligono la prima serie ho fatto un 5, anche in piedi non è andata benissimo, però anche sui sci le sensazioni non erano molto buone, però vabbè. Si fatica a recuperare essendo anche ad una certa quota? Sì, può anche essere, ma più che altro sì, la stanchezza di ieri ancora la sentivo un po' sulle gambe e poi i 5 iniziali mi ha un po' tirato giù il morale, ma fa niente. Come si trova la concentrazione dopo un 5 nel poligono successivo? Ma quello subito dopo da in piedi ho ancora un po' faticato, poi quello subito dopo a terra ho fatto 0, mi sono un po' ripreso, però poi ho avuto dei problemi anche con la lente nell'occhio e non vedevo molto bene, allora l'ultima serie è andata male. Non facile, ma hai portato a casa il titolo italiano ieri, va bene così, grazie. Ma sì, grazie. Partita ora Baiba Bendica, con poi Rebecca Passler, Hanna Haukenthaler, che andranno a chiudere le senior femminili. Non è partita Beatrice Trabucchi col 145 e come e se avete notato anche non è stata nominata la Dorothea Wierer, che turno di riposo per lei che aveva, ci aveva detto che era anche abbastanza stanca visto insomma i numerosi impegni relativi anche a quello che è stato ieri il Martin Fourcade Festival. Come è andata quest'oggi secondo ieri, ricordiamolo? Bene dai, oggi
ho iniziato con una 0 terra, che sono le serie che mi piacciono di più, quella terra, quindi sono arrivato abbastanza sicuro, li ho lasciati proprio andare, è andata bene. In piedi un po' meno debole, infatti seconda serie, la prima da in piedi, subito un 3. Lì mi sono buttato un po' giù, però ho menato più che ne avevo sugli sci, anche se già prima cercavo di andare. A terra ho fatto un errore e poi io ho detto non posso più sbagliare, quindi ho fatto un ultimo 0 da in piedi e sono uscito, ho cercato di dare tutto. Sapevo che anche il mio compagno di squadra, Davide Compagnoni, aveva 4 errori perché me l'hanno detto. All'ultimo giro ho cercato di dare tutto, ma non so. Sì, vedremo con le penalità, però sembra una buona giornata. Sì, dai, tutto sommato una buona giornata. Bravo, complimenti, grazie. Grazie. Per i carabinieri, scusate. Mentre per l'esercito abbiamo Michael Duro. Davide Compagnoni, 4 totale, bravo, bella lì, come si suol dire. Sì, dai, ho portato più o meno quello che faccio in allenamento in gara, cosa che non sono riuscito a fare ieri. Poi ieri stavo proprio male sugli sci, invece oggi ho ascoltato il mio allenatore che mi ha detto di partire subito forte e dopo ho più o meno mantenuto quel ritmo, dai. Partire subito forte quindi vuol dire che sei uno che viaggia alle alte frequenze. Sì, diciamo che l'allenamento ho fatto tutta l'estate, qualcosa è servito e queste comunque sono gare che servono comunque per quelle invernali, quindi era un punto di riferimento questa gara, dai. Quindi come torni a casa da questa prima gara estiva? Ma adesso vediamo quanto sono arrivato oggi, però comunque oggi bene, quindi dopo la brutta gara di ieri direi che sbagliando si impara e una bella lezione questi due giorni. Sei soddisfatto, comunque una buona stato di forma, la programmazione sta procedendo secondo ruolino. Sì, dai, per l'inverno siamo fiduciosi, una buona preparazione fino adesso, dai. Ci vediamo quest'inverno, grazie. Grazie a voi, ciao. Jacopo Leonesio, ieri perfetto il poligono, anche Jacopo passato meglio quest'anno, adesso Milo Arno da segno, e allora Katia ha intervistato un po' tutti i protagonisti della categoria giovani e quindi Nicola Giordano è andato a letteralmente a stampare Davide Compagnoni e Michele Carollo di mezzo secondo e 2 secondi, quindi veramente titolo che si è deciso in una manciata di pugni di secondi. Con Alex Perissutti quarto, Davide Cola quinto, Andrea Cecchellero sesto, Gabriele Kurtaz settimo, Cesare Lozza ottavo, Adam Ferdic nono e Simone Betan decimo. Dai Samu! Allora prendiamo ancora la linea qua in diretta con le partenze di Nicola Giraudo, l'unico senior in gara non facente parte di alcun gruppo sportivo, il ragazzo piemontese, mentre tanto vi dovevo che all'interno delle partenze delle senior femminili ci sono in teoria delle ragazze come Hannah Hockenthaler e Rebecca Paschler che dovrebbero
e a Linda Zingler, che dovrebbero partire tra le junior, invece partono tra le senior. Sì, dai, oggi mi sono abbastanza ripreso al poligono, ho fatto 5 errori con le 0 alla fine, sono più contento di ieri, speriamo anche che la classifica parli bene. Speriamo di sì, gambe? Oggi ero un po' più stanco di ieri, però la forma c'era, quindi sono abbastanza contento. Grazie. Grazie a voi. Troppo forza Sant'Antonio. Giacomelli, adesso abbiamo Nicolò Betop che parte subito il Valdostano e poi c'è Patrick. Problema subito in partenza per Tommaso Giacomelli che ha rotto un bastoncino dopo poche spinte, prontamente gli è stato dato quello di cambio. Vediamo se, diciamo, ovviamente dopo qualche secondo di gara in spinta non è mai bello rompere il bastoncino, vediamo se questo piccolo incidente di percorso che può capitare può aver minato un po' la tranquillità del ragazzo trentino vincitore ieri della sprint. Vediamo se Katia, no, non ancora presente, partito di Dobiona ieri secondo, mentre per quanto riguarda i senior, quindi Daniele Fauner, Michele Duan, Michele Molinari, Luca Soffer, Jacopo Leonesio, Nicola Romanin, David Zingelec, Cedric Cristil, Nicolò Giraudo, Tommaso Giacomelli, Nicolò Betan, Patrick Braunhofer, Didier Biona, Christoph Pirker, Daniele Cappellari e Marco Barale. Anche qui diciamo che ci sono ragazzi che dovrebbero concorrere per i junior e invece sono in lista di partenza con i senior, quindi insomma un piccolo, secondo me, problema di comprensione di start list, perché potrebbe venire un po' leggermente sfalsata l'ordine anche di arrivo per quanto riguarda poi la categoria junior soprattutto. Si stanno per completare le partenze Cappellari e quindi va a chiudere Marco Barale. Intanto si è alzato un leggero e fresco vento qua in Val Martello che potrebbe andare un po' a chiudere andare un po' a scompigliare le carte in tavola. Prima si era lasciato sfuggire un leggero sole, adesso molto più buio. Chiuse le partenze con Marco Barale, quindi siamo in pista con le ultime quattro categorie, le juniores e i senior. km e mezzo per le senior e le junior, 15 invece la distanza per i junior e i senior. Andiamo a ricapitolare fino adesso cosa è successo nelle categorie giovani con le aspiranti, dove Matilde Giordano ha vinto davanti a Fibiola Miraglio Mellano e Diletta Broll. Tra gli aspiranti maschili, Andreas Braunhofer ha vinto davanti a Julian Huber e Antonio Pertile, mentre tra i giovani al femminile Astrid Plosch ha vinto davanti a Nora Oboyes e a Fabiana Carpella, mentre tra i giovani maschili, gli ultimi che hanno concluso la loro prova,
c'è stato al photo finish, praticamente la vittoria di Nicola Giordano davanti a Davide Compagnoni e a Michele Carollo. Abbiamo al poligono ora Sara Scattolo, poi ho visto anche, mi sembrava Rebecca Paschler, poi c'è anche Felix Raschiller con il 130, sta arrivando Michela Carrara con il 143. Quindi c'è tanta carne al fuoco al poligono. Visto un triplo errore proprio di Ratschiller in piedi. Carrara sta approntando il poligono. Tre errori per Michela Carrara. Adesso vediamo, ...131 per Stefano Canavese. Piazzola 21 per Stefano Canavese. Apre bene da sinistra. Ritmo sul secondo. Sbaglia sul terzo. Quarto a centro. Quinto anche a centro, buona sessione in piedi per Stefano Canavese. Vediamo ora alla 16, purtroppo no, sembrerebbe una divisa dell'esercito, però purtroppo il numero è coperto. Però abbiamo la San Filippo, Federica San Filippo al poligono, Elia Zeni anche, quindi attenzione, due poligoni interessanti, in 19 e in 18, Zeni velocissimo, attenzione, super poligono di Zeni, 5 su 5 rapido, mentre San Filippo ha pasticciato con tre errori al poligono. È arrivato ora Thomas Daziano, ma Zeni is on fire, come direbbe una certa canzone di questi tempi. Attenzione, altro poligono velocissimo di Daziano, Zeni Daziano, doppio poligono esagerato come tempi di rilascio colpi. È arrivato anche Mattia Rodigari col 132, veramente Zeni Daziano sfida all'ultimo colpo, bellissimo doppio poligono per i rappresentanti rispettivamente fiamme gialle e fiamme oro. Doppio errore intanto per Rodigari, che si sta riprendendo dalla metà in avanti del poligono, sbaglia anche sull'ultimo, tre errori, qua ogni errore, ricordiamolo, 45 secondi di penalità. Sta arrivando ora al poligono, eccola la Bendica, vediamo la ragazza lettone, abituè dei piani anche alti con discreti risultati in Coppa del Mondo, alla 17, serie per ora controllata per lei. Ma il vento è fastidioso, sbaglia su quello centrale. Sta arrivando ora Rebecca Paschler, attenzione, la vincitrice di ieri del Junior, veloce sui primi due, anche sul terzo. Quarto a centro, grande poligono anche di Rebecca Paschler, che piazza il 5 su 5 in piedi. Lei che sta gareggiando per le senior, ma in teoria dovrebbe essere una junior. Intanto abbiamo anche Lorenzo Solero col 137 al poligono in 16, che apre male. Bellissimo.
al centro prende il primo ritmo, sul secondo, anche sul terzo. Molti stanno sbagliando, si vede che c'è stato un problema con l'azzeramento nella parte, diciamo, quella verso la montagna. I primi due che stanno facendo fatica a entrare, mentre poi via via meglio. Anna Aukenthaler alla 19. Apre male la figlia di Armin, prende il secondo, sbaglia sul terzo, prende anche il quarto e il quinto, doppio errore anche per lei. Fabio Cappellari col 139, qua siamo per i junior a metà gara. Velocissimo Fabio Cappellari sui primi due, sbaglia il terzo, anzi prende il terzo, esita sul quarto, si alza il vento, attenzione, vento che potrebbe veramente essere un fattore. Sbagliato sul quarto, prende il quinto, si è visto proprio come con la folata di vento ha dovuto rallentare il rilascio colpi Riccardo Zanon al poligono. È passata, purtroppo abbiamo anche il palo della luce, quindi non riusciamo a vedere. Zanon ha preso 4 su 5 per lui, anche Pietro Pallober, un errore per il ragazzo friulano. Non siamo riusciti a vedere cosa ha combinato nella prima parte di gara Lisa Vittozzi. Ricordiamo l'assenza di Doro Wierer. Al poligono con Gaia Brunello alla 17. Ha sbagliato anche lei sui primi due, incredibile. Sarà il quarto, quinto esempio degli ultimi minuti di atleti che, aprendo da destra, hanno sbagliato sui primi due colpi per poi andare dal terzo verso sinistra in rapidità. E gli unici che per ora non hanno sbagliato, e abbiamo ancora gli occhi veramente abbacinati dalla velocità e dalla pulizia dei colpi di Zeni Daziano e Rebecca Paschler. Abbiamo visto in grande spinta Stefano Canavese. Intanto Martina Trabucchi, che a lei ne ha sbagliati tre. E anche qui saremmo quasi poi in dirittura di arrivo con i primi tempi per quanto riguarda le junior. Ricordiamo poi che alle 2 ci saranno le premiazioni per questa seconda e ultima giornata di gare. Denise Planker alla 16, anche lei ha sbagliato in apertura, si è ripresa bene sui successivi tre. Buon 4 su 5 per Denise Planker del Gardena. Un momento di stanca al poligono dopo una raffica impressionante di atleti,
di varie categorie, terra, piedi, insomma, veramente abbastanza complicato per noi oggi gestire il poligono. Momento ancora abbastanza di calma. Abbiamo visto ora passare Daniele Fauner. Passato anche ora Lukioffer. Passato anche David Zingerle. Adesso timido sole che sta iniziando a far capolino. Intanto nella terza sessione, seconda in sdraiato per Lukioffer, che è uscito pulito. Non abbiamo ancora al momento i rilevamenti cronometrici per quanto riguarda i primi passaggi delle junior femminili. Adesso vediamo un po'. Poligono, se riusciamo a trovare. Andiamo. Fauner, eccolo qua, Daniele Fauner, l'avevamo visto. Fauner e Duran. 5 su 5 per Duran, mentre un errore per Daniele Fauner. Confermiamo la non partenza per quanto riguarda Beatrice Trabucchi. Quattro categorie al momento in pista. Adesso abbiamo Molinari e Romanin. Molinari e Romanin. Doppio errore per Romanin, arrivato anche David Zingerle, due errori anche per Molinari. Ha aperto male Zingerle, il secondo l'ha coperto, terzo buono, un po' lento David Zingerle, quarto anche. A centro anche il quinto, 4 su 5 per Zingerle. Qua siamo a metà gara. Thierry Bianchen, andiamo a seguirlo. È arrivato anche con il 155 Jacopo Leonesio. Buon poligono per il giovane valdostano, che è 4 su 4, sbaglia l'ultimo, peccato per Bianchen. Intanto Leonesio ha aperto bene, consueta rapidità di tiro per Leonesio, 3 su 3, velocissimo, sbaglia il quarto, prende il quinto, 4 su 5 per Leonesio. È arrivata Vittozzi che neanche il tempo di prendere il rilevamento di Vittozzi in piedi, esagerata Lisa Vittozzi, 5 su 5 rapidissimo. E Vittozzi, speriamo davvero di averla ritrovata a pieno. Per ora in questa preparazione estiva, come ci aveva anche detto lei, sembra veramente rinata sotto le cure del nuovo staff tecnico. Vittozzi
veramente molto sul pezzo. Intanto andiamo a segnare i primi arrivi per quanto riguarda le junior femminili. Sara Scattolo che va a inaugurare la classifica junior. Adesso sicuramente aspetteremo anche Katia che andrà a prendere le prime impressioni. Intanto Sara Scattolo con 51,54, Sissa in prima posizione, Gaia Brunello abbiamo visto che aveva un po' pasticciato durante il corso della gara, distaccata in maniera importante, quindi da qua ad ora sicuramente ci sarà anche un susseguirsi di arrivi. Adesso abbiamo anche Niccolò Betano, visto col 161 in postazione 22, 142 abbiamo, no, 142 no, perché Vittozzi che l'abbiamo vista prima, mi sto confondendo, è arrivato anche ora Lorenzo Solero, c'è di nuovo abbastanza traffico al poligono, vediamo un po'. 128 abbiamo Stefan Navio. Ma oggi non tanto bene, più che altro al poligono, però mi sono divertita. Quanto hai fatto? 2-1-0-3. Beh, comunque bisogna dire che l'ho ripetuto in queste ultime interviste, la quota penso si faccia sentire di recupero dalla gara di ieri anche. Eh sì, diciamo che la quota si sente un po'. Però cioè, è andata così. Sì, è andata così. Grazie. Niente. Ciao, grazie. I maschi ci mettono fuori, vero? Maschi di mezzo di E intanto che Katia stava intervistando Sara Scattolo e la sua compagna di corpo sportivo Gaia Brunetto, che si issa in prima posizione con un vantaggio di poco più di un minuto sulla, appunto, compagna di squadra, terza Brigitte Scholzeron dei Carabinieri a 2 minuti e 50 secondi. Questo per quanto riguarda la classifica provvisoria delle junior. Saranno poi anche i primi arrivi dei pari grado maschili. Com'è andata? Al tiro di nuovo male, non commento. Poi vabbè, dai, sugli skirol abbastanza bene, sì. Cioè sono contenta. Grazie. Una giornata no, ci sta, fa parte del gioco. Da ieri è la giornata no, comunque. Un weekend no. È un weekend no, si direi un weekend no, però... Ci riprenderemo d'inverno, cosa vuoi che ti dica? Ma come sta andando ultimamente al poligono? No, ma il fatto è che ultimamente, cioè, sparo bene, non è che c'è un periodo in cui sto sparando male, però non so cosa mi succede in gara. E vabbè. Tranquilla, sì, l'inverno è ancora lontano. Grazie, ciao. Grazie. Si susseguono gli arrivi delle categorie junior, vediamo se abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda la competizione maschile, non al momento, e quindi ben lieto di dare la parola a Katia. Gaia Brunello, ti stavamo ascoltando, origliamo, sei neanche male, no direi. No dai. Bene, ma non benissimo direi oggi. Me la sono cavata, ho visto che anche le altre, almeno era un po' difficile per tutti il poligono, soprattutto qui in Martello. Però no, sono felice, ho fatto 0-3-1-2. Qui da in piedi ancora da migliorare, però almeno a terra mi sento molto bene. Torni a casa con un bilancio positivo? Sì, dai, dopo tutto sono felice perché... Ho visto che ci sono tante belle cose che ho fatto e sono felice, e il resto è da migliorare fino all'inverno. Gaia, sei più felice circa la tua condizione fisica oppure il poligono? No, sicuramente fisica, anche perché l'anno scorso avevo più problemi e quest'anno mi sono ripresa gradualmente
e sto vedendo che faccio progressi giorno e giorno, quindi ci sta. E non perdi il sorriso, che è la cosa più importante. Esatto. Brava. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, ciao. Grazie, brava. Mezza casa, con un tempo di 41 minuti, 02 e 7. Junior femminili che al momento non è cambiato niente, con ancora Gaia Brunetto, Sara Scattole, Birgit Scholzer-Horn, questo è il podio provvisorio. Spingendo al massimo, Lisa Vitozzi sta volando verso il traguardo. Andiamo a vedere Vitozzi, Vitozzi ora. Eccola Vitozzi che sta per arrivare, adesso all'arrivo Vitozzi veramente anche sugli skiroll, micidiale tempo di Vitozzi. Micidiale tempo di Vitozzi, che eccola qua, che è lei che neo campionessa del mondo di skiroll, biathlon estivo, insomma ha ritrovato veramente una confidenza che sembrava veramente a un certo punto quasi persa al poligono. Eccola qua, stremata, ma Vitozzi veramente 36-34, 36-42-4 per Vitozzi, che l'abbiamo vista oltre a sparare le due raffiche come lei è capace di fare anche sugli skiroll, ha dato veramente impressione di supremazia, già ieri comunque l'aveva fatto vedere, quindi Vitozzi che è ancora lì accasciata a terra, quindi primo tempo da segnare, e che tempo per Lisa Vitozzi, 36-42-4 per la sappadina. Adesso sicuramente vedo già Katia lì pronta alla intervista, giustamente lasciamo il tempo di riprendere fiato a Vitozzi, comunque una gara molto molto impegnativa, insomma una short individual che sugli skiroll non si è soliti vedere. Intanto Riccardo Zanon in 18 è arrivato, ora Fabio Piller-Kotter, intanto seguiamo Zanon e teniamo un occhio all'arrivo, sta arrivando anche Michela Carrara. Quindi andiamo, concentriamoci sugli arrivi delle senior. Ottima 36 e 19. Intanto è arrivato Eleonora Fauner, 38 e 02 per la ragazza rappresentante dei carabinieri. Michela Carrara 39-19, Michela Carrara ha pasticciato un po' al poligono. Stanno arrivando anche i primi riscontri per quanto riguarda i maschi, con Fabio Piller-Kotter, Alferic Laschiller e Giovanni Riccadonna. Questo è il podio provvisorio. Eccola una sorridente Lisa Vitozzi, pronta ai microfoni di Katia. Vitozzi, ti abbiamo visto stremata all'arrivo, vuol dire che hai dato tutto, era comunque anche un allenamento oltre che la conquista probabilmente di un altro titolo. Pista veramente dura. Sì, oggi è stata molto difficile, un po' la stanchezza, un po' la pista qui è molto dura e anche la quota si fa abbastanza sentire. È difficile da gestire il poligono, quindi sono contenta di come l'ho gestita e domani finalmente posso andare in ferie tranquilla. Quanto ti prendi di ferie? Ma una settimana.
meritatissime, direi. Soddisfatta dei tuoi poligoni? Forse la parte che ti soddisfa di più di questi due giorni tricolore? Sì, mi ha soddisfatto, anche se ho fatto un po' fatica qui, non avevo un grandissimo ritmo, ma è un po' anche il poligono che ho aumentato difficile, quindi era da gestire bene, però l'ho gestito bene, quindi sono contenta. Ho parlato velocemente con i tuoi tecnici, ti hanno vista veramente super performante, soprattutto sugli ski roll, hai un'ottima condizione, ieri prendevi anche i maschi, quindi bene al poligono, bene sugli sci, cosa dire, sei già in forma, ma forse questa è la tua preparazione. Ma diciamo che sono sempre andata forte d'estate, però quest'anno secondo me ho fatto uno step in avanti rispetto agli anni scorsi, e ho lavorato veramente bene sulla parte fisica, e quindi mi aspetto che quest'inverno posso essere competitiva. Lisa, non scordiamoci che la respirazione dopo l'intervento al naso che hai avuto probabilmente è migliorata e non è cosa da poco in uno sport come questo. No, assolutamente. Sono stati tre giorni veramente difficili quando sono uscita dalla sala operatoria, ma ne è valsa veramente la pena, perché ho un respiro molto libero che non avevo mai conosciuto prima, quindi aiuta anche quello. Dici poco, buone vacanze, se possiamo sapere dove andrai? Andrò a Creta. Buona vacanza, grazie. Grazie. Facciamo la verità, in testa. Eh beh, ci fa molto piacere sentire una Lisa Vittozzi molto convinta di se stessa e conscia del fatto di aver lavorato molto bene durante l'estate. Allora, aggiornamento per quanto riguarda gli junior. Elia Zeni mette una seria ipoteca sulla doppietta, perché è primo davanti a Thomas Daziano, staccato di 1,25, e Fabio Pillerkotter di 3 minuti. Per quanto riguarda invece le junior femminili, qua c'è da capire, perché come abbiamo detto in precedenza, Anna Kentaller, Rebecca Paschler e Linda Zingerle hanno gareggiato con le senior, ma dovrebbero essere poi in categoria junior, quindi punto interrogativo sul risultato di Gaia Brunetto, che per ora è prima. Dalle senior passiamo agli uomini junior. Elia, com'è andata? E oggi ero un po' stanco sugli sci, sono partito forse un po' troppo forte, ma alla fine dai, ho tenuto un buon ritmo. Sullo sparo molto molto bene, ho fatto un errore la prima serie e poi ho pulito le altre tre. E quindi dai, contento di questo fine settimana. Assolutamente, quindi sì, poligoni quasi perfetti ed è un buon punto di ripartenza per quest'autunno. Sì, certo, ieri ho commesso qualche errore nella sprint, ma oggi mi sono rifatto, quindi dopo lo scaricone si parte già con una buona fiducia, che di sicuro non fa mai male. Hai recuperato bene da ieri? No, in realtà da ieri ero un po' stanco, le gambe un po' mogge oggi, però comunque è andata bene, dai. Che voto ti dai alla fine di questo weekend a tricolore? No, un bel 8,5 mi darei. Bravo. Ma sì, dai. Bravo, grazie mille. Grazie. Come stavo dicendo, prendiamo beneficio del dubbio per quanto riguarda sia le junior, cioè le classifiche junior, perché appunto non soltanto a livello femminile, come ho detto, delle tre ragazze medagliate appunto anche agli ultimi giochi a livello giovanile, ma anche tra gli uomini abbiamo Pirker, Betan e Barale, che in teoria anche loro hanno gareggiato con i senior, ma in quanto classe 2003 concorrenti, insomma, valevoli per la classifica juniores under 22 maschile. Quindi al momento sì, possiamo darvi la classifica di quello che sono i tempi per quanto riguarda l'ordine di partenza riferito alle categorie, però ci sarà poi da capire come questi sei atleti, tre per sesso, varranno poi
messi all'interno della parte arrivo. Val Martello, why you are here and what about today? Ciao, I'm having camp up in Stelvio, so I use opportunity to have a good race not so far from the training camp. Are you satisfied about today? I'm still working with my shooting this summer. There is a lot of new things I still need to improve. But this was again a good chance to check some things. Of course, result is not yet so good as I would like to, but hopefully I will get there till the winter. Thank you. Have a nice training. Grazie. Thank you. Primo e quarto. Il tempo di Nino Ritozzi che è un 34-27. Carlo Sferzi a questo punto. Allora, aggiornamento per le senior. Lisa Vittozzi continua a comandare la classifica con un tempo veramente stratosferico. Seconda si è adesso inserita Linda Zingerle con 35 secondi di ritardo e Leonora Fauner a 1 minuto e 20. Però ricordiamo come in teoria Linda Zingerle, per esempio ieri, era entrata nella categoria junior. Intanto torniamo un attimo al poligono a seguire Dido Biona, che ha aperto male da destra, ha sbagliato anche il quarto, chiude il quinto, due errori per Dido Biona nell'ultimo poligono. È arrivato intanto Luca Sofer all'arrivo, le nostre telecamere lo stanno già seguendo, andiamo a vedere se riusciamo ad avere subito un primo riscontro cronometrico. 42:31.5 per Luca Sofer, il primo a tagliare il traguardo. È uscito dal poligono ora appunto di Dobbiona, di cui abbiamo seguito l'ultimo poligono assieme, aveva sbagliato Tommaso Giacomella anche lui nell'ultimo poligono. Lucas Offer ai microfoni. Lucas Offer, sempre dura, qua in altura è sempre dura, ma ogni gara se si lotta fino alla fine si fa fatica, ecco, è per quello che lo facciamo anche lo sport alla fine. Assolutamente. Come ti sei piaciuto oggi? Oggi meglio sugli sci, infatti secondo me sono sbloccato un po' con la gara di ieri, dopo tutti i lavori di lunga distanza e medio, però invece il tiro oggi ho fatto due serie un po' balorde, diciamo all'inizio con il 2 e poi alla fine con il 3, che non ho capito bene perché non sono chiusi, però questo è sempre un buon allenamento verso il pettorale, fa bene per l'inverno. E si sa dove lavorare. È un poligono particolare questo della Val Martella, c'è il fossato in mezzo che genera forse anche delle onde che non si riesce a controllare del tutto. Ma non era facile perché il primo tiro, il poligono che sono arrivato, avevo tutto il vento che andava verso la sinistra e arrivava da dietro, infatti ho dato le tacche, poi erano gli errori miei che ho fatto perché li ho visti dopo sulla cartelletta, dopo infatti ha rigirato e ho reagito subito che ha funzionato bene, a parte sull'ultima magari anche un po' la stanchezza, però fa bene trovarsi in difficoltà perché si lavora e quella è la cosa fondamentale. Si impara a gestirlo, certo. Come sta procedendo la tua estate in Svezia? Ma fino adesso sono molto molto contento perché abbiamo cambiato parecchio il programma, stiamo facendo tantissime ore sui ski roll e tantissimi lavori anche di medio e quello alla fine secondo me può portare veramente frutti per l'inverno perché è il mezzo più specifico, per cui dobbiamo vedere come reagisce il mio fisico anche, perché non lo so ancora, cioè ogni allenamento, diciamo ogni squadra, la pasta si fa con l'acqua, per cui è solo la variazione che si fa negli allenamenti. Beh, giusto, dipende anche dall'acqua. Luki, che cos'è che fate in Svezia che in Italia non si faceva e viceversa? C'è una particolarità degli allenamenti che per te è nuova oppure la quantità, la mole di lavoro diversa? Beh, sicuramente la gestione dei programmi è molto diversa.
chiaramente adesso non posso essere là a dire tutte le cose, perché sennò potremmo anche allenarci tutti quanti insieme, però sull'intensità media si lavora molto molto di più, e ho scoperto anche che praticamente facendo gli allenamenti come sono programmati ho capito perché loro sono sempre pronti già all'inizio stagione, hanno tutto quanto anticipato per 2-3 settimane. Infatti noi la fase allenamento intensa abbiamo già finita ad agosto, adesso tutta la parte basale di nuovo, infatti per quello anche qua siamo un po' in una forma così così, però era importante anche esserci. Programmano quindi diversamente i picchi di forma, questa è molto difficile. Credo che sia quello non ho ancora capito bene di specifico come programmano le onde, diciamo, però da quello che ho capito finora è che siamo 2-3 settimane in anticipo con tutta la programmazione che facciamo anche in Italia, e poi sono veramente curioso anche adesso come sarà quando arriverò a novembre, perché là si capisce bene come sono andate le onde che abbiamo creato d'estate. E che cosa hai importato tu a loro del nostro grande Italian style? Beh, di sicuro sull'approccio come mangiare e in che maniera dobbiamo lavorarci ancora sopra, perché se mi mangiano la pasta con lo ketchup non va per niente bene. E quando magari l'acqua non bolle ci metto la pasta? No, su quello neanche, su quello sono abbastanza il nostro stile, però penso che e l'approccio del poligono, come l'ho fatto sempre io, avvicinarsi veloce, andare via veloce, quella è una cosa che posso portare a loro. Poi in vicenda ci aiutiamo sempre, perché ci sono le giornate che sto meglio io, sto meglio qualcun altro, e ci spingiamo tutte le volte. Lì si è creato un gran bel livello, perché loro hanno 5-6 maschi che sono tutti sullo stesso livello, soprattutto d'estate, perché vanno fortissimo sui ski roll, e addirittura i migliori loro, come siamo sempre un siluomo, devono cercare di andare dietro quelli. Quello secondo me ci aiuta tanto. Quello c'è. Luca, ti vediamo soddisfatto, ma non hai paura magari di stare forzando troppo per poi patirla appunto alle prime gare, questo super carico? No, non credo, perché l'allenatore Johannes Lucas lo stiamo gestendo molto molto bene insieme. Abbiamo valutato bene gli ultimi anni, siamo la quantità di ore che devo e che riesco a fare. Su quella base rimaniamo, è che loro fanno un po' diverso nella gestione di giorni liberi, perché da loro abbiamo ogni settimana un giorno libero che ho sentito che mi fa molto bene, perché riesco a staccare di testa, e poi anche i blocchi come sono creati di carichi e scarichi sono un po' diversi, ma sento che riesco a recuperare sempre bene. Adesso chiaramente sono un po' stanchino, o meglio non sono brillante, perché ci stiamo trovando in altura da 2-3 settimane ormai, e con i lavori che abbiamo fatto è normale che non c'è la rapidità, però quella arriva dopo. Che cosa fai nel giorno libero? Ti faccio un terzo grado quest'oggi, Luchi. Boh, un giorno libero, dormire lungo, quella è la cosa fondamentale, perché quello serve per recuperare, e poi dipende che tempo c'è, se c'è la mia ragazza che è libero si può fare qualcosa insieme, e se no me la godo anche dall'alto. Infatti, volevo chiederti, l'hai portato il parapendio? Stavolta no, perché conosco un po' le correnti del passo Lavazze, ho volato una volta, non è il massimo, cioè non è che mi diverto così tanto là, però quando c'è il momento lo porto sempre. Infatti anche Battiglia ho portato altri 3 della squadra Italia e si sono divertiti altri tutti quanti. Mi metto in lista, ma vediamo. Volentieri. Grazie, certo, davvero. Perché una volta che si vede dall'alto il mondo, si torna sempre su e si guarda sempre su. È diverso. Grazie Luca Sofer, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Come state? Mi metto Sina. Wow. Cioè, ho già volato una volta sola. Hai già volato una volta? No, ma no. Ci vediamo. Ciao. Ci vede. Ci vediamo. Ci vediamo. Partite. Noi adesso dobbiamo andare. Bellissimo terzo grado da parte di Katia Luca Sofer, gentilissimo come sempre il carabiniere di San Sebastiano in Sebato. E tra l'altro, bellissima prestazione nel suo compagno di gruppo sportivo Patrick Braunhofer, che si insedia al secondo posto soltanto a 27 secondi da il capitano. Terzo Tommaso Giacomè, quarto Cedric Cristil delle Fiamme Gialle, mentre non è cambiato niente tra le senior. Ultimi arrivi con i senior,
dovrebbero essere gli ultimi arrivi, Cappellari, Marco Barrale e Christoph Pirker, relativamente con il 165, 166 e 164. Tra l'altro Barale, ricordiamo che è facente parte ancora della categoria junior, vediamo se ci saranno gli aggiornamenti in tempo reale per quanto riguarda le classifiche di questi atleti che sono partiti in teoria con i senior ma sono ancora junior. Quindi gara terminata ufficialmente con l'arrivo di questi ultimi atleti, adesso rimaniamo in attesa della se ci portano le classifiche finali dettagliate sia per numero di errori che per tempo di sugli sci, in quanto noi abbiamo soltanto accesso al sito della FICRE, grazie anche al sito dei cronometristi italiani, soltanto il tempo totale, al netto ovviamente di tutto quello che è sia il tempo sulla parte sciata che del numero di errori. Quindi non appena li avremmo potremmo poi andare a dettagliarvi tutti, diciamo almeno le top 10 per quanto riguarda le varie 8 categorie, e poi ovviamente durante la giornata come sempre il report di gara per quanto riguarda anche la giornata di oggi sul nostro sito. Katia, sugli sci oggi non stavo bene, avevo molta fatica da ieri, poi sono state due settimane molto impegnative, però dai, adesso abbiamo un periodo un po' di pausa e ci ricarichiamo le pile per quelle invernali. Arrivate bene o male tutti da un periodo di carico, ma forse questa gara serve anche per testarvi sotto pressione, sotto stress, sotto carico, e non è male. Sì, abbiamo fatto due settimane, come ho detto, molto impegnative con le gare in Germania e poi questa per concludere gli italiani qui. Sono state delle gare proprio per mettere un po' in condizione, vedere come stavamo, però abbiamo visto che quasi tutti abbiamo pagato molto questo carico, comunque siamo soddisfatti e adesso un po' di pausa. Ti è piaciuto anche alle tue gare queste recenti all'estero? Sì, ho ritrovato un po' quello che mi mancava l'anno scorso al tiro e quindi sono molto soddisfatto, adesso poi la forma fisica l'aspettiamo d'inverno con le gare, diciamo, ufficiali. Questo sì. Che cosa avevi perso al tiro? Mi mancava un po' quella sicurezza che avevo 2 anni fa, però quest'anno grazie agli allenatori abbiamo lavorato molto d'estate e adesso l'ho ritrovata. Fa piacere, buon autunno. Grazie Daniele. Grazie a voi. Allora, iniziamo con il riepilogo di questa seconda giornata di gare dei campionati estivi di biathlon qua alla Grog di Val Martello. Partiamo dalle aspiranti femminili. Matilde Giordano è la neocampionessa italiana col tempo totale di 30:50. Secondo tempo sugli sci per lei, 7 errori nelle prime 2 sessioni di tiro. Seconda, quindi doppietta per le Alpi Marittime, il comitato AOC, Fabiola Miraglio Mellano. Terzo tempo sugli sci, 5 errori, 9 secondi di distacco. E terza, Diletta Bröll, con l'8° tempo sugli sci, ma soltanto 2 errori, e quindi medaglia di bronzo per la ragazza gardenese a 11 secondi. Ai piedi del podio un'altra ragazza piemontese, Carola 40, poi Eva Hütter, quinta, Carlotta Gautero, sesta, con ben 10 errori, miglior tempo sugli sci, settima Laona Forneri, 8ª Desiree Ribbi, 9ª Desiree Angeli e 10ª Thea Wanker. Questo per quanto riguarda le aspiranti
femminili. Passiamo agli aspiranti maschili, dove il titolo italiano è andato ad Andreas Braunhofer con il secondo tempo sugli sci e tempo totale di 33 minuti e 44 secondi e 3 decimi, davanti a Julian Huber, quinto tempo sugli sci e un tempo totale di 34 minuti e 9 secondi e 9 decimi, e il distacco di 26 secondi. Completa il podio il Antonio Pertile del Gaglio, quindi andiamo nel Veneto con il 17esimo tempo sugli sci, ma una prova ottima sul al poligono, con soltanto due errori avvenuti nelle due sessioni in piedi a 41 secondi. Vanno a completare la top 10 Filippo Massimino, Michel Deval, Stefano Celi sesto, Sebastiano Cagnati settimo, Marco Iorio, Marco Da Pozzo e Iginio Giuseppe Canclini al decimo. Questo per quanto riguarda le categorie aspiranti. Con le giovani femminili andiamo con Astrid Plosch, che vince davanti a Nora Oboyes e Fabiana Carpella, che bissa quindi il bronzo di 24 ore fa. 35 secondi e 53 secondi rispettivamente il distacco inflitto dalla ragazza dell'esercito che ha fatto tutto il lavoro al poligono, essendo stata quasi precisa con il 19 su 20, 3 errori invece per Oboyes, Scarpella 5 errori, in cui non è bastato il miglior tempo sugli sci. Quarta Francesca Brocchiero, quinta Sofia Zardini, sesta solamente Ilaria Scattolo, che ci ha anche detto anche lei che non si sentiva al top della condizione, settima Nadej Gontel, ottavo Giulia Andrighi, nona Matilde Salvagno, decima Serena del Fabbro. Per quanto riguarda invece i pari grado maschili, Nicola Giordano, doppietta delle Fiamme Gialle, con Nicola Giordano che conquista l'oro dopo l'argento di ieri, miglior tempo sugli sci e miglior parziale totale, davanti a mezzo secondo a Davide Compagnoni, a cui è stato fatale l'ultimo errore in piedi. Terzo, ottima la conferma del ragazzo della Fornese friulano Alex Perissutti, con il terzo tempo sugli sci, terzo tempo totale a 36 secondi. Ai piedi del podio il valtellinese Davide Cola, Samuele Bettega, Michele Carollo, settimo Andrea Cecchellero, Gabriel Kurtaz, Cesare Lozza e Adam Ferdica, completare invece la top 10 per quanto riguarda i giovani. Gli juniors invece al femminile abbiamo la affermazione di Gaia Brunetto, che con il quarto tempo sugli sci, ma un più che ottimo 18 su 20 al poligono, è andata a conquistare il titolo italiano davanti a Sara Scattolo, miglior tempo sugli sci ma gravata da ben 6 errori a più di un minuto di distacco. Terza, col terzo tempo tra l'altro sugli sci, la altoatesina Birgit Scholzer-Horn, poi c'è Martina Trabucchi, Gaia Brunello, Anael Mezzacasa, Denise Plankere, Miriam Michelucci. Adesso stavo scorrendo. Invece per quanto riguarda gli junior maschili è doppietta per Elia Zeni, che con un incredibile 19 su 20 è il miglior tempo sugli sci, batte di 13 secondi Marco Barale, anche lui è autore di un 19 su 20 ma leggermente peggio sugli sci. Va a completare il podio Thomas Daziano a 1 minuto e 25, 19 su 20 anche per lui, però soltanto quinto tempo sugli sci. Ai piedi del podio Niccolò Betan quarto, Fabio Piller-Kotter, Christoph Pirker, Pietro Pallober, Fabio Cappellari, Lorenzo Solero e Stefan Naviò. Questi sono i primi 10 per quanto riguarda la categoria junior, mentre tra i senior femminili abbiamo, come detto, la grandissima affermazione
quindi doppietta anche per lei, Lisa Vittozzi, tre errori, ma è la differenza, tutta la differenza fatta invece sugli ski roll. Secondo bel posto per Linda Zinkerl, che in questo caso lei viene sì classificata come senior, vediamo se rimarrà tale in quanto lei 2002 facente parte degli junior. Seconda posizione per la ragazza altoatesina. Terzo brillante posto per Eleonora Fauner, con la precisione del 19 su 20, 1 minuto e 20 di stacco per lei. Poi Rebecca Paschler, Michela Carrara, Beika Bendica sesta, Anna Ukenthaler settima e ultima e ottava Federica Sanfilippo, troppo pasticcione al poligono, anche se accreditata del ottavo tempo di secondo tempo, scusatemi, sugli sci. Non è partita tra buchi, Comola si è invece ritirata in corso d'opera. Invece per quanto riguarda l'ultima classifica di cui vi dobbiamo contro, i senior maschili, la grande rivincita di Lucas Hofer dopo il legno di ieri. Il carabiniere altoatesino ha vinto il titolo italiano precedendo un ottimo Patrick Braunhofer di 27 secondi e il vincitore di ieri, Tommaso Giacomel, miglior tempo sugli ski roll per il classe 2000 delle Fiamme Gialle, distaccato di soltanto un secondo dall'argento. Quarto tempo per Daniele Cappellari, via via scorrendo Sedir Kristil, Nicola Romanin, David Zinger, Jacopo Leonesio, Nicolo Giraudo e Michael Duran. Questa è la resoconto per quanto riguarda tutte le classifiche odierne delle short individual dei campionati italiani estivi di biathlon qua dalla Martello. Per me non resta che salutarvi e ci quindi risentiamo per le prossime dirette invernali televisive, sempre con Targate Fondo Italia. Un grazie al comitato organizzatore e alla nostra perfetta squadra con Katia Culturi, Marco Gina e Deborah Morzenti. E vi ricordo anche di seguire, in giornata verranno messi tutti i risultati, ma anche quello che poi è stato l'altro grande appuntamento delle dirette Fondo Italia, la Coppa del Mondo di ski roll, giunta all'atto conclusivo a Rieti. Quindi non resta che concludere da Martello. Un saluto da Jacopo Morzenti e ci risentiamo questo inverno.